evento che stiamo svolgendo in modalità congiunta tra l'associazione GEAM e l'associazione GFOS.it. Vi ringrazio per la presenza. Chiederei come prima cosa a tutti, cortesemente, di verificare di avere la telecamera spenta e il microfono disattivato. Noi cercheremo di mantenere telecamera e microfono spenti per quanto riguarda ovviamente gli uditori, mentre i relatori avranno microfono e telecamera accesa. Chiederei altresì di fare in modo di avere sempre il vostro nome e cognome scritto all'interno della stanza, per cui chi ha solo il nome gli chiederei cortesemente di aggiungere anche il proprio cognome, solo per facilitare anche la modalità di interazione che poi i relatori ci esporranno quale modalità preferiscono utilizzare. Iniziamo con qualche minuto di ritardo, veramente pochi. Io non voglio rubare veramente spazio a quello che i nostri quattro relatori oggi ci racconteranno. Faccio solo una brevissima introduzione sul perché. Oggi diciamo, vi proponiamo una serie, il secondo di una serie di eventi. Come sapete bene, perché molti di voi hanno già partecipato all'evento precedente, questo evento fa parte di una serie di eventi che andranno dal mese di novembre fino al prossimo mese di maggio 2021. Gli eventi sono gratuiti per tutti, alcuni di questi sono a pagamento per chi richiede il riconoscimento dei crediti formativi professionali, in quanto GEAM è provider nazionale sia dell'Ordine dei Geologi che dell'Ordine degli Ingegneri. Ovviamente una brevissima introduzione su chi sono le due associazioni. GEAM ha diciamo, un background e una sua genesi per scopi culturali senza fini di lucro, che ha iniziato a basare la sua attività sulle tematiche relative alla geoingegneria ambientale e mineraria. Da pochi anni ha intrapreso un discorso relativo alle tematiche dell'open source e a partire dal mese di settembre di quest'anno ha stretto un accordo di collaborazione assieme all'associazione GFOS.it per diciamo, promuovere una serie di eventi che hanno come tematiche quelle relative al software free ed open source. L'associazione GFOS.it credo la conosciate tutti o molti di voi. È un'associazione che ha una genesi più recente, è stata fondata nel 2007 e come diciamo, obiettivo, come scopo statutario, a quello di effettuare una divulgazione, una promozione, nonché lo sviluppo, la diffusione e la tutela di software per l'informazione geografica esclusivamente libera ed open source. Da questo accordo nascono queste serie di eventi che vogliono raccontare, spiegare e soprattutto incuriosire tutte le persone che gravitano attorno a questo mondo. I relatori sono tutti soci dell'associazione GFOS.it, lo fanno ovviamente a titolo gratuito, regalandoci le loro competenze, le loro professionalità e le loro esperienze, cosa assolutamente non banale perché ovviamente un conto è leggere delle cose, un conto è saperle sentirsele raccontare e poi provare a metterle in pratica e diciamo questo è l'intento che hanno questi cicli di seminari. Gli eventi, come ben vedete, non possono essere svolti in modalità, diciamo, in presenza, ma siamo ovviamente obbligati ad andare su una modalità invece telematica. Questi webinar sono quindi svolti tramite la piattaforma Zoom che ci è messa a disposizione dal Master in G-Science e Sistemi di Pilotaggio Remoto dell'Università di Padova, che ringraziamo perché ovviamente ci permettono la fruizione di questo servizio e il fatto di poter passare un po' di tempo assieme e soprattutto di imparare qualche cosa, grazie appunto ai relatori che ci permetteranno di entrare nella tematica diciamo specifica. Oggi, sebbene il titolo del webinar sia un titolo in inglese, l'evento sarà ovviamente in lingua italiana e abbiamo un ensemble di persone, di docenti, che
che hanno una loro genesi accademica, sono parte del Politecnico di Torino, quindi mi fa particolarmente piacere e introdurli e li ringrazio già sin d'ora per la disponibilità che mettono loro insomma, al servizio della nostra comunità. Sono il professor Franco Vico, il professor Antonio Cittadino, Francesco Firmonte e Paola Guerreschi che ci racconteranno diciamo, cercheranno di guidarci attraverso il percorso di utilizzo di dati fino alla loro visualizzazione spaziale e cercheranno di focalizzare l'occasione, diciamo, focalizzare l'attenzione, pardon, su tutta una serie di criticità che possiamo affrontare o riscontrare durante la visualizzazione di dati spaziali. Verranno trattati molti argomenti e come vedete vi è stato già inviato un link ad una cartella Dropbox che contiene già il materiale utile per la parte pratica di esercitazione. Siccome le 4 ore magari non saranno sufficienti per poter far sì che voi possiate toccare con mano tutto quello che vi racconteranno i nostri relatori, grazie alla loro disponibilità è stato creato un canale Telegram al quale potete iscrivervi per poter interagire con loro anche a valle dell'evento stesso, in modo tale da poter effettivamente provare a mettere in pratica quanto ci racconteranno loro. Quello che vi chiediamo è ovviamente appunto di mettere il vostro nome e cognome all'interno di questa virtual room, vi chiediamo di partecipare, cercheremo di rendere l'evento non freddo, ma ovviamente chiediamo la vostra disponibilità nell'interagire secondo le modalità che i relatori ci diranno tra poco. Se le cose che vi stiamo raccontando in questi eventi vi piacciono, vi chiediamo di farci pubblicità, ovviamente di condividere gli eventi stessi e, per quanto possibile, di contribuire al supporto delle associazioni in termini sia di iscrizioni all'associazione GEAM che all'associazione GFOS.it, sia di donazioni. Ovviamente sia i relatori mettono a disposizione le loro competenze a titolo completamente gratuito, per cui nessuno di noi ha alcun tornaconto personale, ma quello che lo si fa per la passione, per poter supportare e portare avanti tematiche inerenti al software geografico free open source. Per cui ovviamente questi eventi hanno senso se solo se ci siete voi che ci supportate in tutte le varie forme, per quanto possibile anche economicamente, ma soprattutto con il vostro entusiasmo, la partecipazione, per cui vi chiediamo ovviamente di seguire anche i prossimi eventi che sono calendarizzati, li trovate alla pagina dell'associazione GFOS.it e soprattutto di farci pubblicità, quindi di condividere i futuri eventi anche con tutte le persone che lavorano con voi o con le quali avete modo di chiacchierare e di dialogare. La partecipazione, vi ripeto, è libera e gratuita. In questa slide, ma anche sul sito sia dell'associazione GEAM che di GFOS.it, trovate i link affinché possiate effettuare donazioni e iscrizioni o rinnovi in modo tale da permetterci di poter continuare anche in futuro a supportare il software geografico free ed open source, ma anche di creare questi workshop, questi eventi che ci permettono non solo di, speriamo, fare informazione e formazione, ma anche di passare qualche ora assieme cercando, anche se i periodi appunto non sono quelli dei più felici. Questo vuole essere anche un segnale di tipo sociale che le associazioni hanno piacere di fornirvi. Non voglio rubare altro tempo, vi ricordo in questa slide appunto i siti web delle associazioni e gli indirizzi email ai quali potete contattarci. Vi ricordo anche che sulla pagina principale dei corsi, sulla pagina di GFOS.it, troverete anche una serie di questionari, un link ad un questionario che sarà valido per tutti gli eventi che vi proporremo. Quello che vi chiediamo già sin d'ora, poi ve lo ricorderemo anche al termine di questo webinar, è di andarlo a compilare. Non tanto per dire quanto è stato bravo o non bravo il relatore, sui quali non abbiamo certamente dubbi, ma soprattutto per cercare di far sì che si possa migliorare nell'organizzazione e nella gestione di eventi. Il questionario può essere compilato in forma anonima, per cui a noi non interessa capire chi ci ha detto cosa, ma ci interessa migliorarci e cercare di fornire sempre un qualche cosina di meglio. Per cui vi chiediamo ovviamente di interagire come ci diranno loro,
e soprattutto di partecipare anche segnalandoci ciò che vi è piaciuto, perché insomma, i commenti positivi sono sempre ben accetti, ma anche le criticità, le cose che magari sono andate un pochettino meno bene e che cercheremo ovviamente di migliorare in futuro. Quello che vi chiedo ancora appunto è di supportarci anche da un punto di vista economico per quanto vi è possibile. Ok, vi ricordo che l'anno solare sta per scadere, per cui potrebbe essere un buon modo per iniziare a rinnovare le vostre iscrizioni o per iscrivervi per la prima volta se non siete ancora soci in entrambe le associazioni. Detto ciò, non voglio rubare altro tempo e lascio la parola interrompo la condivisione, lascio la parola al professor Franco Vico ed Antonio Cittadino per l'inizio vero e proprio del webinar. Li ringrazio già per la loro disponibilità e ovviamente noi siamo a disposizione per qualunque cosa. Okay? Grazie mille. Il canale Antonio. Telegram lo trovate anche in chat, che l'ha appena messo Stefano Campus. Grazie. Antonio, a te. Sì, mi vedete? Vedete la mia slide? Sì, sì. Perfetto. Ok, niente, io ho due slide per dire che siamo di un laboratorio cartografico che sta all'interno del Dipartimento Interateneo Territorio, quindi a cavallo fra Università di Torino e Politecnico di Torino. Il professor Vico invece è in pensione e Francesco Fiermonte fa parte di un laboratorio S3 Lab, sempre del Dipartimento. Noi come laboratorio, da quando praticamente è nato il Dipartimento, ci siamo sempre occupati di formazione GIS, di supporto GIS a livello didattico, ma anche a livello di ricerca, facendo formazione sia interna che esterna. E quindi il taglio che avrete in questo incontro sarà anche un po' didattico, nel senso che abbiamo sempre cercato di sperimentare software, di vedere come funziona, cosa non funziona, e di essere critici sotto tanti punti di vista, proprio come si fa con la didattica e con la ricerca. Facciamo cartografia, distribuiamo cartografia un po' a tutti gli atenei che ci chiedono il tipo di cartografia di cui ci occupiamo, e quindi abbiamo una pagina web che si occupa di cartografia. Invece l'altra cosa di cui vi voglio parlare molto rapidamente è un test center nato con ormai più di 10 anni fa con AICA, in cui c'è una certificazione GIS. Ci siamo lanciati anche in questa attività poco redditizia, anzi per niente redditizia, ma tanto invece che ci prende tanto, tanto tempo e comunque ci gratifica sotto certi punti di vista, perché siamo l'unico in Piemonte a fare questo genere di certificazione a livello universitario. È una certificazione specialistica per quello che riguarda AICA, quindi si pone, diciamo, nella parte finale di questa mezzaluna in cui le certificazioni vanno man mano sempre più ad essere sempre più complesse. È una certificazione che è riconosciuta a livello internazionale, per cui si può fare anche questa certificazione direttamente in altre lingue. E comunque viene riconosciuta, e per chi non l'ha mai sentito, vi dico semplicemente che è fatta di tre moduli. I moduli, per esempio, chi ha già fatto il core o altri generi, sono sette moduli, quelli dell'Office o del LibreOffice. Invece questi ci sono tre moduli, che sono poi i moduli in cui il GIS ha diviso le competenze e le conoscenze. Una è la rappresentazione cartografica, l'altra sono i sistemi GIS in cui si cerca di capire se il candidato è in grado di capire di cosa si parla, e poi alla fine l'uso su un software GIS. Naturalmente noi puntiamo molto sui software open source, anche se come didattica, come Politecnico, abbiamo una licenza campus, e quindi naturalmente ai nostri allievi diamo un quadro di software disponibile sul mercato. Naturalmente
cerchiamo di spingere sempre sull'open source. Alla fine si ottiene un certificato GIS e sulla nostra pagina vengono riconosciute in qualche modo in un elenco le certificazioni che abbiamo rilasciato. Ne abbiamo più di un centinaio rilasciate in tutta Italia. E niente, poi siamo al Castello del Valentino, che per chi vuole vederci e trovarci. E quindi questa è l'ultima slide che poi può introdurre invece il lavoro che svolgeranno Franco Vico, Paola Guerreschi e Francesco Fiermonte. Mi fermo qua e stoppo la mia condivisione. Naturalmente sul sito, su questi due siti che avete visto all'inizio, trovate tutti i nostri riferimenti. Poi alla fine di questo incontro riportiamo un po', vediamo di nuovo i nostri indirizzi, sempre in slide, e i link al canale Telegram di cui ha già parlato Paolo, e Campus invece vi ha già mandato un link sulla chat in cui trovate anche i materiali, ma tutto questo lo rivediamo alla fine di questo incontro. La parola a Franco? Dunque, vedete il mio schermo? Sì. Sì, sì, sì. Ok, prima di cominciare qualche fatto organizzativo. Il più importante che dico per primo è che intorno alle 4:15 faremo un intervallo. Raccoglieremo, scrivete nella chat le vostre domande, eccetera. Antonio sorveglia la chat e se ci sono delle domande relative a un aspetto particolare potremo anche interrompere la presentazione. Se no, abbiamo previsto uno spazio all'inizio della seconda parte, quindi intorno alle 4:30, così, di domande e risposte in cui le varie questioni che sono arrivate nella chat verranno magari discusse un po' più ampiamente, magari anche con l'intervento di chi ha posto la domanda. Il titolo di questa webinar è tratto da questo libro, che è un libro che è stato pubblicato la prima volta nel 91 e che poi è stato ripubblicato, ha avuto un successo mondiale per certi versi anche sorprendente. Noi abbiamo preso il titolo e, come notate, abbiamo messo un not, How Not to Lie with Maps. Abbiamo preso questo titolo un po' per così, per avere qualche elemento attrattivo. Vi faccio notare che c'è questa area di svillettamento nel libro dell'edizione del 2018 che ricorda il profilo di Pinocchio. L'autore di questo libro parte, ed è il motivo per cui abbiamo scelto questo titolo, dicendo che per presentare una immagine utile e veritiera, una mappa accurata deve raccontare queste white lies. Sono le bugie innocenti. E noi concordiamo con questa posizione, perché una mappa è
comunque sempre una visualizzazione della realtà un po' distorta almeno perché passiamo da una superficie sferica o ellissoidale a un foglio di carta, a un monitor, ma distorta anche forse per altri motivi. È comunque una rappresentazione selettiva, cioè qualcheduno ha deciso che cosa rappresentare e che cosa non rappresentare. È ovviamente una rappresentazione incompleta, perché sarebbe impossibile evidentemente su un foglio di carta mettere tutto. Noi diciamo vogliamo attirare l'attenzione su questo fatto, cioè che in particolare poi una carta tematica è una rappresentazione distorta, selettiva, incompleta, ma il punto è di fermarsi alle white lies, cioè alle bugie innocenti, e non forzare delle interpretazioni della realtà tendenziose, erronee. Questo è più o meno il percorso di questo nostro webinar, in cui cerchiamo di percorrere tutto il percorso che va dai dati alla visualizzazione tematica finale. Il primo punto, ed è cruciale, è capire i dati, cioè capire che cosa mettiamo dentro a questo nostro percorso. Poi decidere che cosa rappresentare, decidere come classificare quello che si vuole rappresentare e poi visualizzarlo. Io ho disegnato questo filo rosso un po' contorto, un po' perché così è. Cioè il percorso non è un percorso lineare, è un percorso ricco di opzioni e qui ne mostreremo qualcuna, e anche pieno di insidie. Questo è l'indice della nostra presentazione. Quindi il primo punto è questo qua, su che cos'è una carta tematica. Una carta tematica mostra la distribuzione spaziale di un tema. Parlando in termini di GIS, di un attributo degli oggetti spaziali, cioè dei feature. Una distribuzione spaziale, ragionando in termini di QGIS, su layer, che quindi saranno di punti, saranno di linee, saranno di aree, e quindi la carta tematica mostrerà la distribuzione spaziale in punti, lungo linee, in aree. In una carta tematica noi possiamo individuare, ci è utile individuare il tema, e cioè quello che ho descritto prima, e la base che permette, aiuta la lettura spaziale del tema. A volte si parla di sfondo, a volte si parla di contesto. Comunque lo scopo è quello di permettere di leggere spazialmente il tema. Questa è una distribuzione di farmacie e ovviamente non ha nessun senso se sotto non c'è un tema che ci permette di leggere come queste spazialmente sono distribuite. Qui è una delle mille carte sul Covid di questi tempi. Qui possiamo osservare che non c'è la base, cioè le forme, diciamo, delle aree su cui sono tematizzati il fenomeno sono state ritenute, lo sono, abbastanza, sono sufficienti per permetterci di leggere spazialmente questo fenomeno.
Il punto iniziale è, come dicevo, capire i dati e su questo punto richiamo qui tre parole chiave. Prima, open data. Noi sappiamo che ormai c'è una legge in Italia dal 2013 che obbliga le amministrazioni pubbliche a rendere disponibili i dati by default, salvo che ovviamente ci siano ragioni di sicurezza, eccetera, che lo impediscono. Dal 2013. E il movimento dell'open data si è sviluppato ampiamente, è stato, diciamo, certificato a livello internazionale in uno di questi G20 in Inghilterra, non mi ricordo più l'anno, hanno steso un documento su questo argomento ed è reputato un elemento di grande rilevanza. Quindi, primo riferimento nella ricerca dei dati che noi ci siamo posti è quello di fare riferimento agli open data. L'altra parola chiave è metadati, i dati sui dati. I dati sui dati, i metadati possono essere per scoprire i dati, cioè per cercare in rete dove posso trovare quei dataset che mi interessano. Un secondo livello di metadatazione dovrebbe permettere di verificare se quello che si è trovato è quello che sto cercando, mi serve. Può essere un geoportale dove su un WebGIS ho delle viste preliminari dei dati che vorrei utilizzare. Un terzo livello di metadati è per poter usare i dati. Cioè dovrebbe permettermi di capire a fondo le codifiche che sono state impiegate, ma anche come quei dati sono stati rilevati, che livello di accuratezza hanno, quali eventuali bias, distorsioni possono essere state inglobate. L'ultima parola chiave che ho messo qua è geoportali, perché il geoportale è, diciamo, dovrebbe essere la porta di ingresso alla ricerca dei dati in rete. Il commento che mi viene da fare è che queste tre parole chiave sono dette, scritte, eccetera, da tempo, ma la situazione è tutt'altro che soddisfacente. In particolare, per cosa riguarda i metadati, questi, per uno che vuole usare i dati, sono sempre insufficienti. È sempre difficile capire a fondo i dati che si sta per usare, quali sono, diciamo, le eventuali attenzioni che devo avere nell'utilizzarli. Noi cerchiamo di proporre questo percorso, quello lì, questo filo rosso un po' attorcigliato, intorno a, usando come esempi, i dati Istat. Abbiamo pensato di usare i dati Istat perché sono dati puliti, o almeno vedremo abbastanza puliti. Sono dati disponibili a livello italiano e quindi il suggerimento, noi vi faremo vedere delle cose riferite alla città metropolitana di Torino, ma ovviamente i dati a cui faremo riferimento sono disponibili per l'intero territorio nazionale e il suggerimento sarà di andarli a
eventualmente a fare quel tipo di esercitazione che vi proponiamo su dei dati relativi a un'area che conoscete. Dicevo che sono i dati Istat sono ben documentati e sono disponibili per tutto il territorio nazionale. Abbiamo cercato qui di simulare una ricerca di questi dati passando attraverso uno dei portali dell'informazione geografica nazionale, il geoportale nazionale che è gestito dal Ministero dell'Ambiente. Un altro dei portali è il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, RNDT, che diciamo si intreccia e si sovrappone con questo portale nazionale. Devo dire che io ho cercato di percorrere questo percorso pensando di essere una persona che non sa già, non è facile trovare quello che si cerca. Comunque, sono arrivato attraverso il geoportale nazionale qui, cercavo i dati del censimento 2011 perché sono consolidati, puliti, eccetera, e questo è cosa mi mostra il geoportale per quei dati, mi mostra una piccola immaginetta di una carta a coroplete lì che mi fa capire cosa posso ottenere. Quello che trovo per cosa riguarda i metadati è questo, mi fa capire che il gestore di questo dataset è un'ARPA, è l'ARPA Piemonte. Vedo delle dati, c'è una breve descrizione, mi si dice dei dati di questa natura qua, su chi l'ha creati, data di pubblicazione, revisione, eccetera, e basta. Cioè la metadocumentazione relativa al riuso di questi dati qui non la trovo. L'Istat ovviamente è un istituto che si dedica a questo e quindi ha prodotto Franco, hai chiuso il microfono. Franco, avevi chiuso per sbaglio il microfono. È stato qualcuno, un angioletto che si era stufato di sentire. Dai. Allora, non so dove eravamo arrivati, ma comunque abbiamo visto questi che sono la pagina dei metadati che si ferma ai dati per il discovery, per la scoperta del dataset, mentre di qui non trovo né la possibilità di visualizzare i dati preventivamente per avere un'idea di se mi servono, né trovo qui la metadocumentazione necessaria per riutilizzare i dati.
Queste sono le pagine, quindi il catalogo mi rimanda alle pagine direttamente dell'Istat, quindi qui questa pagina qui non è più gestita dal catalogo, ma è sul sito dell'Istat, in cui abbastanza ordinate, qui trovo quello che c'è, cioè basi territoriali e variabili censuarie, che sono quello che cercavo. Qui vedo le basi territoriali, mi vengono proposte per regione, mi vengono proposte con due coordinate reference system, sistemi di coordinate, quindi il ED50 e il VGS84. Posso qui scaricare un file zippato che contiene le geometrie, lo shape file che mi interessa. Qui non ho trovato direttamente connesse ai metadati le informazioni necessarie per capire i dati, però l'Istat mi spiega con ottimo dettaglio un po' parecchie cose sui dati, ma vedremo non tutte. Qui ho scaricato, in questo modo qua, ho scaricato la base con le geometrie e con alcuni attributi di carattere comune, codice del comune, appartiene alla provincia, cose del genere. I dati invece censuari, cioè la tabella con i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni, la vado a trovare da un'altra parte e la scarico. Quello che ho scaricato è un file che è questo. È un file CSV, comma separated value. Questo è un file che si può aprire con un blocco note, vedete che io l'ho aperto con blocco note, nell'importarlo in QGIS per essere sicuri di importarlo bene, è utile utilizzare invece lo strumento di QGIS che è il Data Source Manager, che mi propone tutta la lista dei tipi di sorgenti di dati che posso trattare, tra cui c'è questo qua, testo delimitato. Per caricarlo qui devo però prestare attenzione a alcuni aspetti. Uno è quello di indicare qual è il delimitatore. Normalmente il delimitatore è la virgola, da cui comma separated value. Nei file che circolano in Italia, evidentemente la virgola non può essere utilizzata, perché noi la usiamo per separare la parte decimale dei numeri. E quindi c'è il punto e virgola. Quindi allora glielo devo dire qua, vedete, delimitatore definito da me, punto e virgola. A questo punto ho tirato su uno shape file e un file, vedete qui più o meno quali sono gli attributi dello shape file, della geometria, contiene delle informazioni fondamentalmente legate proprio alla geometria, cioè codice Istat, il codice della questo PROCOM, poi la sezione di censimento, se si tratta di uno stagno, di un lago, quello che è. Dall'importazione del codice del file CSV ho tirato fuori una tabella
che sono gli indicatori. Prima osservazione, qui io sto ragionando sul Piemonte. Prima osservazione, i feature, cioè gli oggetti geografici, risultano, che sono le sezioni di censimento, risultano essere 35.600, mentre nell'altra tabella i record che ho sono 31.000 e un po'. Comunque io procedo a fare il join tra quella tabella e l'altro file, però comunque devo trattare, devo pormi il problema di queste 3.842 sezioni di censimento a cui non corrisponde una riga nella tabella. Se senza fare altro tematizzo, mi viene fuori una cosa così con dei buchi che corrispondono alle sezioni di censimento per cui nella tabella degli attributi, popolazioni, eccetera, eccetera, non c'è niente. Allora, questa situazione non mi sta bene, perché appunto una carta tematica con questi buchi non mi va per niente bene. Poi, guardando nei miei dati, scopro che ci sono delle sezioni di censimento che hanno un numero di sezione 888.888, o più o meno. E vado a vedere diciamo, il feature geometrico a cui queste sezioni di censimento corrispondono, che sono francobollini microscopici, e lì è evidenziato, è un quadratino di 23 metri quadri in un posto, e in questo quadratino di 23 metri quadri qui risulterebbero abitare 1089 persone. Cioè ci sono delle sezioni di censimento fittizie che vengono create per registrare i senza fissa dimora, che corrispondono a, cioè che vengono localizzate in un qualsiasi posto. Questo piccolo quadratino è nella sezione di censimento in cui c'è l'anagrafe di Torino. Di queste sezioni di censimento fittizie ce n'è molto spesso in tutti i comuni di una certa dimensione. Allora, se io non prendo dei provvedimenti e non faccio qualcosa, quella piccola sezione di censimento lì avrebbe una densità di 463.000 eccetera abitanti ettaro, cosa che mi porterebbe a sballare tutte le tematizzazioni, cioè devo far sparire queste due cose, sia queste situazioni in cui non c'è la sezione di censimento, sia le sezioni di censimento a cui non corrisponde una riga nella tabella degli attributi, sia queste qua. Nella tabella degli attributi, se la tabella degli attributi non si connette alla geometria, allo shape file, io vedo tutti i campi con questo null. E questo evidentemente mi scombina tutte le mie elaborazioni. Allora, due passi. Primo passo, creare un field popolazione bis e riportare dentro a questo field popolazione bis la popolazione, e nel caso in cui
la popolazione P1 sia null, portare a zero questo valore di popolazione bis. Questo perché io ho bisogno di avere un campo della popolazione in cui ci sia un valore che io posso trattare, e quindi il null non mi sta bene. Queste sezioni di censimento non hanno popolazione, quindi zero è perfetto. La seconda mossa è in qualche modo ignorare queste sezioni di censimento con questo numero molto grande, oltre 10.000. Io so che non esistono all'interno di comuni situazioni in cui ci sono più di 10.000 sezioni di censimento. E quindi sostituire per le sezioni di censimento che hanno quel numero 8888 eccetera, sostituire P1 bis con 0. A questo punto ottengo un risultato che potrò trattare. Quindi, riassuntivamente, i dati Istat sono tra i più puliti che io possa incontrare, però anche questi dati qua hanno bisogno di qualche operazione, non è che siano immediatamente riutilizzabili, e questa parte è spesso la più difficile tra tutte quelle che dobbiamo fare. Qui volevo accennare a un altro punto. E sono già in ritardo di un po', semplicemente il fatto che in QGIS si possono fare anche delle ristrutturazioni di tabelle abbastanza complesse. Accenno solo a questo. Il censimento generale dell'industria dei servizi mi propone un file CSV come questo, in cui per Torino io ho circa 57.000 record solo per la città di Torino. Questi record, li un po' leggiucchiate, la chiave di ogni record è la somma di quei quattro campi, cioè il tipo di soggetto, IM sta per impresa, il PROCOM è 1272, è Torino, il numero della sezione di censimento è quel famigerato codice Ateco che si aggira adesso a chiudere e aprire i negozi. Quindi io di una tabella così non so cosa farmene. Attraverso o qualche tool non banale, prese tra gli strumenti di calcolo dei campi di QGIS, che mi aiuta e mi permette di fare. Il tool è questo, tra il blocco degli aggregate, il tool somma, che con alcuni passaggi mi porta ad avere una tabella per me significativa in cui la chiave le cose sono state sommarizzate portando a 3850 record avendo la chiave sezione di censimento, quindi utilizzabile. Quindi qui volevo aprire una finestrella sul fatto che con QGIS si fanno anche delle operazioni complesse sulle tabelle. Capire i dati. La prima cosa è di lanciare qualche strumento di statistica di QGIS. Qui faccio riferimento a Basic Statistics, a statistica di base per i campi, che mi calcola tante cose. Mi calcola
la media, questo è il dato della popolazione, quindi vedo il range di questo dato della popolazione per i comuni dell'area metropolitana di Torino, che vanno da 42, ci sono dei comuni microscopici, questo 42 è Moncenisio, mi pare, al più grande che è Torino, che ha 872.000 abitanti, mi dà la somma degli abitanti di tutta la città metropolitana, mi dice che la media è 1545, la media è 7135, mentre la mediana è 1545. Questo scarto così forte, il fatto che la media sia molto più grande della mediana, mi fa capire che questa distribuzione, diciamo, ha, io lo so, un valore grande, quello di Torino, che tira questa media verso l'alto. Quindi io posso fare, capire i dati, posso diciamo, utilizzare questi strumenti di QGIS per cercare di capire questi dati, che non è mai banale quando appunto i dati in questione sono numerosi. Un altro strumento per analizzare i dati che QGIS mi offre sono i grafici. I grafici che vi propone quella finestrella di dialogo lì sulla sinistra, vedete che sono bar plot, sono un istogramma, vediamone alcuni. Questo è un istogramma di frequenza. Qui vedete perfettamente questa situazione in cui c'è un valore, quello di Torino, che non so nemmeno se vedete, quella cosina microscopica azzurra che c'è lì nel cerchietto, e poi vedete che la colonna rispetto ai comuni piccoli è molto alta. Cosa è stato fatto? Il software ha suddiviso il range in un numero di classi di uguale intervallo che gli ho detto io, 100. La gran parte di queste classi sono vuote e mi ha costruito questo istogramma con queste barre che mi rappresentano la numerosità dei comuni in ciascuna classe. Ecco lì, si vede quel relativo a quell'unico comune che è in quella classe molto grande. Questo è l'istogramma di frequenza relativa alla densità abitante ettaro. La situazione evidentemente si cambia un po', ma comunque Torino resta di gran lunga differente da tutto il resto. Uno strumento che QGIS mi propone sono questi box plot. Ho costruito quattro classi dimensionali demografiche dei comuni, cioè fino a 5.000 abitanti, da 5.000 a 15.000, poi da 15.000 un numero un po' a caso, che tanto non cambia, e maggiore di 80.000. E mi ha costruito questi box plot in cui mi dà un'idea grafica, classe per classe dimensionale, della dispersione di questi valori. Vedete che di fianco ci sono quelle freccette, per ogni classe, gruppetto, mi dice qual è il valore minimo, il massimo, la mediana e la media. Questo box plot può essere anche richiesto in questa forma, in cui un po' quel rombo corrisponde alla deviazione standard, cioè mi dà un'informazione che può aiutarmi a capire allora com'è questa situazione. Ok, abbiamo capito i dati,
E a questo punto ci poniamo il problema: che cosa rappresentare? Noi possiamo rappresentare il valore assoluto, ed è la cosa che ci verrebbe più facile, ce l'abbiamo lì. Però è in generale inopportuno rappresentare il valore assoluto, perché i valori possono essere molto diversi. Il valore, per esempio, se io ho un'area molto grande e un'area molto piccola e rappresento il numero assoluto di abitanti che stanno nell'area grande e in quella piccola, sarà ovvio che nell'area grande probabilmente ci saranno più abitanti e in quella piccola ce ne saranno di meno. Quel che appunto capisco poco. Per cui l'input è di normalizzare questi dati. Uso la parola normalizzare in senso ampio. Qui ho per una variabile, che sono gli over 65, ho individuato una serie di trasformazioni, di normalizzazioni che possono essere fatte. E sono qui, a me ne sono venute 7, ma probabilmente ce ne potrebbero essere anche delle altre. Tutte queste 7 nuove variabili, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 1, 7, tutte queste 7 nuove variabili ci parlano della stessa cosa, cioè ci raccontano la distribuzione spaziale degli over 65. Allora, la prima trasformazione e normalizzazione è quella che nella maggior parte dei casi è la più interessante, cioè trasformare questo numero assoluto in una densità con una divisione degli over 65 rispetto all'area. Qui c'è scritto moltiplicato 10.000, perché io so che nella mia tabella le aree sono calcolate in metri quadri, mentre invece questo variabile normalmente si calcola in abitante per ettaro. In QGIS, con Field Calculator, cioè con il calcolatore dei campi, è assolutamente facile fare queste trasformazioni. Vedete che io ho creato un nuovo campo, gli ho messo questo nome che ho scritto lì, dense underscore over 65. Andando a prendere gli elementi nella finestrella lì a destra, sono andato a prendere il nome delle varie variabili, così sono stato sicuro di scrivere i nomi giusti, tra virgolette. Ho messo il segno di diviso, over 65 diviso area, e poi ho moltiplicato per questo 10.000 che ho scritto banalmente. E ho eseguito. Quindi ho generato una nuova colonna, una nuova variabile, in cui c'è questo tipo di normalizzazione. Sottolineo, questa è la normalizzazione che normalmente è quella da fare, perché ragionando in termini spaziali, questa normalizzazione mette in campo il territorio, cioè mi si rapporta con la dimensione delle aree e annulla la distorsione connessa al fatto che possono esserci aree comuni più grandi e comuni più piccoli,
questa distorsione connessa a questo viene diciamo annullata dal fatto che io ho messo in campo l'area. L'operazione successiva sono due ulteriori normalizzazioni fatte sulla densità degli over 65. Uno è il calcolo di un indice, quindi di una, il risultato che otterrò sarà una colonna in cui ho valori che vanno da 0 a 100, che mi permette più facilmente di comparare la situazione relativa a questa variabile, magari con altre variabili che hanno diciamo dei range differenti, eccetera. La trasformazione è scritta lì sotto, cioè faccio la densità meno la densità minima diviso il range, cioè la distanza tra minimo e massimo, moltiplicato a 100. Per poter fare questo tipo di elaborazione mi sono andato a far calcolare da QGIS le basic statistics e mi ha calcolato quei numeretti lì che vedete nel quadrato grigio, che ho semplicemente acchiappato e infilato nella formula. Va benissimo fare così perché a volte questi numeri sono calcolati con molte cifre dopo la virgola ed è assolutamente utile portarsi dietro tutta la precisione che il software è riuscito a mettere. Analoga a questa è questo Z-score, cioè io ho standardizzato sempre la stessa variabile, densità over 65. Lì sotto c'è la formula, densità over 65 meno la media dei valori diviso la deviazione standard. Otterrò una distribuzione in cui ho 0 per i valori o numeri piccolissimi, sia positivi che negativi, per i valori che stanno vicino alla media. Avrò dei valori positivi, più o meno positivi, per i valori che sono sopra la media e avrò dei valori negativi per i valori che stanno sotto la media. Dato che va bene non fidarsi, sono andato a farmi calcolare le basic statistiche per questo campo e al momento mi è venuto un momento di panico perché ho letto media, vedete dove c'è scritto media, meno 4 è una sfilza di numeretti. E ho detto, ma come diavolo? La media di questa cosa standardizzata deve essere 0 e invece io qui ho meno 4. Poi leggendo meglio ho visto che qui questo numero, che è un numero piccolissimo, che evidentemente non è 0, ma è un numero piccolissimo, è espresso come un numero in base E. Mentre invece la deviazione standard è quella corretta, vedete 1, quello che non è corretto è cosa ho scritto io nella callout di fianco, perché non è 0 ma è 1, come tutti voi potete leggere. Stessa trafila ho fatto per un altro elemento, che è la percentuale degli over 65 sulla popolazione totale. È un dato che si calcola, diciamo, molto spesso per capire. E anche qui ho calcolato prima la percentuale e poi ho trasformato questa percentuale in
in un indice e in un Z-score. Questo tipo di normalizzazione è un tipo di normalizzazione da utilizzare con qualche cautela. Soprattutto qui il territorio non c'entra. Qui che l'area sia grande o piccola non viene presa in considerazione. Vengono prese in considerazione solo gli over 65 e la popolazione totale di quell'area e può succedere che in un'area piccola io abbia 3 over 65 e la popolazione totale sia di 4 persone o di 3 persone, diciamo. Per cui mi viene fuori una percentuale di over 65 del 100%, che è un dato un po' così, che un po' strano. Quindi, calcolando una percentuale, facendo una normalizzazione in cui non entra l'aspetto territoriale, io mi espongo a una serie di rischi. Qui ho calcolato gli altri. E ho calcolato anche poi al fondo un'ulteriore cosa, cioè questo indice di localizzazione che mi rappresenta il rapporto tra nella sezione di censimento tra gli over 65 e la popolazione totale in rapporto a come all'analogo rapporto calcolato rispetto all'intera area. Si chiama un indice di localizzazione questo. Quindi ho costruito per raccontare, per tematizzare la questione degli over 65 nel territorio, ho provato a costruire 7 diverse variabili tutte derivate da over 65. Le carte tematiche relative a queste 7 variabili saranno presentate al fondo della prossimo punto che è introdotto da Francesco Fiermonte. Quindi io chiudo la condivisione dello schermo . Ok. Se ci fosse qualche domanda adesso. Se ci fosse qualche domanda specifica su dettagli, potete anche metterla in chat, vediamo se ha senso rispondere subito o rimandare più avanti. Francesco, a te. Un attimo di attesa. Ci sta? Allora, spero che sia tutto a posto. Qui si va avanti con la nostra narrazione, se si può dire così. Come ha fatto vedere molto 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 bene il professor Franco Vico, dobbiamo anziché pensare direttamente gestire una complessità veramente veramente incredibile. Quindi non solo cercare i dati, non solo capire cosa sono i dati, normalizzarli, fare tutto un insieme di operazioni a monte prima di poter arrivare ad una qualsiasi, diciamo così, classificazione. Ovviamente per arrivare a
delle carte a delle visualizzazioni tematiche, dobbiamo anche ragionare su quante classi realizzare. E vedremo come già questa discriminante produce una serie di rappresentazioni diverse. Non mi starei a dilungare sulla letteratura, che peraltro è molto ampia e facilmente reperibile online, però vediamo che a seconda del tipo e a seconda dei calcoli che vengono fatti anche sui dati, è possibile avere, ad esempio, per unità di analisi pari a 50 o a 100, 7, 8 classi, eccetera. Ma che sono già tante, perché noi immaginiamo, ad esempio, di rappresentare una qualche variabile su una visualizzazione tematica usando 8 classi, dovremmo già fare a pugni un pochino con i colori per far sì che si capisca qualcosa, che non siano troppi i colori, che non siano troppe le classi per rappresentare un determinato fenomeno. Alcune considerazioni però possiamo farle indipendentemente da quanto sopra, ovvero se il numero delle classi è dispari ci sarà una classe centrale, che non è una cosa banale, ma è un qualcosa che funge in qualche modo da spartiacque, quindi deve essere una cosa anche in un certo senso pensata. Ovviamente i limiti delle classi non devono sovrapporsi, cioè l'attribuzione ad una classe deve essere univoca, e le classi estreme, ovviamente, quelle agli estremi, ai limiti, diciamo così, possono essere aperte, definite con il maggiore o il minore. In questo caso, in effetti, già ragionare con 7-8 classi, anche 10 sono troppe, quindi vanno in qualche modo ridotte, vanno maneggiate, vanno gestite. Questo motto che ha ricordato Franco e che abbiamo inserito apposta, diciamo così, devono essere il minor numero possibile, ma abbastanza per poter, diciamo così, rappresentare un particolare fenomeno. E non è affatto semplice. Come vediamo su questo grafico, che sembrerebbe a tre dimensioni, se vogliamo, la classificazione dipende da un notevole numero di parametri, no? È gestita attraverso, come abbiamo visto, il numero delle classi, che può andare da 3 fino a massimo 10, 12, ma insomma non di più, mi verrebbe da dire. Non è una classificazione verticale, perché poi dipende anche dalla granularità delle unità spaziali di analisi, dal territorio di riferimento, per esempio, dalla sezione di censimento, dall'area subcomunale, ad esempio la circoscrizione, piuttosto che il comune, un'area sovracomunale che può essere la provincia, la regione, ma anche altre delimitazioni territoriali, gli ambiti territoriali ottimali, le zone omogenee, e chi più ne ha più ne metta. E a rendere ancora più complessa, diciamo, e anche un po' ostica questa parte, c'è tutto quanto riguarda i metodi di classificazione, che sono veramente diversi: gli intervalli uguali, i quantili, la scala logaritmica, la deviazione standard, i natural breaks, le interruzioni naturali, i pretty breaks, le interruzioni pretty, intervalli definiti a priori. Come vedete, una grande quantità di elementi da gestire e su cui pensare. Quindi, anche se noi volessimo fermare, diciamo così, la nostra idea sulla rappresentazione spazializzata relativa agli over 65, cioè alle persone che hanno più di 65 anni, dovremmo gestire complessivamente 1000
e più alternative. E qui ci è venuto a dire, tranquilli, non andremo oltre nel presentare gli esempi, perché può sembrare cosa da poco, ma solamente per mettere insieme queste nostre idee ci è costato, diciamo così, un bel po' di fatica. Comunque, per essere un pochino veloci, anche perché non voglio sottrarre spazio agli altri interventi, accedendo attraverso QGIS alle proprietà di ciascun layer, il software, in questo caso QGIS, stavamo dicendo, permette di tematizzare, quindi di operare sulla simbologia, rappresentando le primitive geometriche caricate nel progetto. Abbiamo diverse opzioni di rappresentazione, qua sono elencate, nessun simbolo, simbolo singolo, per quanto riguarda le variabili nominali, ok, le geometrie sono rappresentate con un unico simbolo o colore, categorizzato, variabili ordinali, ovvero contiene classi che sono ordinabili, e poi abbiamo un elenco di variabili quantitative che stanno sotto il cappello di graduato. Abbiamo preferito mettere entrambe le denominazioni dei comandi sia in italiano che in inglese, perché insomma a volte queste cose possono generare dei problemi. E sotto graduato abbiamo il conteggio uguale, quantile, ogni classe avrà lo stesso numero di elementi, la deviazione standard, le classi sono costruite in funzione della deviazione standard dei valori, gli intervalli naturali di Jenks, la varianza all'interno di ogni classe è minima, mentre quella fra le classi è massima, intervallo uguale, ogni classe ha la stessa dimensione, i pretty breaks, sulla definizione dei pretty breaks devo dire che ci ha creato un po' di problemi, perché non è stato facile trovare una definizione univoca di questa rappresentazione. L'abbiamo lasciata in inglese apposta. La scala logaritmica. E poi, al di fuori delle variabili quantitative, abbiamo ancora le regole di rappresentazione che possono essere definite dall'utente, quindi rule-based, i poligoni invertiti, le mappe di concentrazione e il 2,5D. E quindi il nostro obiettivo era quello di andare a definire praticamente che cosa cambia nella rappresentazione cambiando il metodo di classificazione, il metodo di normalizzazione della variabile e la granularità, quindi passando dalla sezione di censimento al comune alle zone omogenee. Vi chiedo scusa, solo un secondo. Papà, scusami, non posso parlare adesso. Ciao. Scusate. Allora, che cosa cambia usando i metodi di classificazione diversi? Quindi abbiamo analizzato la densità di popolazione su 5 classi, sezioni di censimento. Questa qui è la densità di popolazione, conteggio uguale, rappresentato con il metodo quantile. Abbiamo 5 classi che vanno da 0 a 913,5. Vediamo una rappresentazione abbastanza densa, i colori sono abbastanza scuri, ci dà già l'idea di una densità alquanto, diciamo così, elevata, soprattutto nelle aree ovviamente più centrali. Si nota l'asse di Corso Francia, per chi non è di Torino è la parte a sinistra che va verso la sinistra appunto del monitor, partendo dalla città e così via. Quindi densità di popolazione conteggio uguale. Cambiando, questo qui, scusate, è l'istogramma che ci fa vedere appunto come si vanno a distribuire i valori lungo una curva, ok? E quindi per, diciamo che chiarezza, vado a dire che QGIS in questo caso presentava un numero di classi pari a 114
per comodità noi l'abbiamo riportata a 100 classi solamente per rendere più visibile la carta, quindi cioè la rappresentazione dell'istogramma. Qui vediamo, si vedono bene le varie classi, quindi le barre dell'istogramma, le classi, la media, la deviazione standard e le altre informazioni contenute. Andando avanti, vediamo cosa succede invece se, anziché il metodo di rappresentazione, il metodo di visualizzazione precedente, andiamo a utilizzare gli intervalli naturali di Jenks, che poi in genere forse è quello più usato perché ben si presta per questo tipo di analisi. Sempre 5 classi, vedete, i colori sono un pochino più sfumati, no? Sembra che il fenomeno si sia un po', diciamo così, attenuato, no? Siamo passati da una rappresentazione più densa ad una meno densa. In questo caso il diagramma, l'istogramma della distribuzione è questo. Qui vediamo ancora le nostre belle 5 classi, no? da 0 a 56, 158, 275, eccetera, fino al fondo. Okay. Guardate cosa succede passando, mantenendo la stessa rappresentazione, quindi lo stesso metodo statistico, Jenks, quindi intervalli naturali, da 5 a 6 classi. Guardate come cambia solamente aumentando di una classe, che poi abbiamo in questo caso aggiunto la classe pari a 0, che in pratica volevamo escludere perché insomma abbiamo provato a fare una rappresentazione escludendo a monte a priori la classe 0. Guardate come è cambiata la stessa rappresentazione, la rappresentazione sugli stessi dati, escludendo solamente un valore. 5 più 0 chiaramente non fa 6, ma in realtà siamo passati da una rappresentazione a 5 classi aggiungendo, o meglio, escludendo il valore 0. E questo qui è l'istogramma di questa rappresentazione di Jenks e così via. Un'altra rappresentazione di densità ad intervalli uguali, questa sembra ancora più sbiadita come rappresentazione, sembra quasi che la città non sia popolata, perché in pratica ci sono valori molto bassi, quindi darebbe un'immagine fuorviante della realtà, se chiaramente non venisse descritta in maniera approfondita, perché come diceva prima Franco Vico, o qualsiasi rappresentazione che noi si faccia, deve essere accompagnata sempre da un'appropriata metadocumentazione. Cioè noi dobbiamo raccontare qual è il processo, come ha fatto bene lui, che ha portato ad una certa rappresentazione. Perché una carta, pur dotata di leggenda, pur ben fatta, pur con tutte le raccomandazioni del caso, non accompagnata da un'ampia descrizione del processo elaborativo che ha portato a quella rappresentazione, secondo me, può lasciare molti dubbi. E qui abbiamo ancora una rappresentazione con questi pretty breaks, sempre sulla densità di popolazione, 5 classi, e vedete ancora come la rappresentazione della stessa variabile sullo stesso ambito territoriale viene fatta usando tonalità, ad esempio, gradazioni di colori diversi. Che cosa cambia invece? Che cosa cambia usando metodi di normalizzazioni delle variabili diverse? Francesco, mi sì. autorizzi a fare un rapidissimo commento su, certo, su quelle assolutamente. Carte. Senti, torna indietro. Volevo solo fare un commento proprio al risultato delle carte. Torna indietro sì. alla prima. Ancora un passo. Ecco, conteggio uguale. Ok. Allora, qui noi abbiamo tanti quadratini del colore più scuro, quanti ne abbiamo del colore intermedio, quanti ne abbiamo, eccetera. Cioè, in ogni classe noi abbiamo lo stesso numero di feature. Quindi normalmente si dice che una carta a conteggio uguale è quella che garantisce una distribuzione dei colori più equilibrata nella carta. Avanti.
Avanti. Dunque, intervalli naturali, come ha detto Francesco, è quella che io normalmente preferisco, perché è quella che fa di più i conti con la reale andamento della serie. E questa distribuzione di colori è quella che mi convince di più nel momento in cui leggo la carta. Avanti. Ecco, intervalli uguali, qui evidentemente, no, torna indietro di una, intervalli uguali, qui evidentemente abbiamo l'effetto di quella situazione in cui ci sono molte intervalli che sono vuoti. Cioè, dato che abbiamo alcuni valori che sono molto più grossi, molto più grandi degli altri, nel momento in cui si divide il range da 0 a 315, ci risultano tutta una serie di intervalli che restano vuoti. E questo spiega questa situazione un po' monocrona di questa carta, in cui per andare a cercare i quadratini corrispondenti ai valori più alti devo proprio metterli lì a guardarlo. Quindi questa, in questo caso, è una carta assolutamente, possiamo dire, sbagliata. Io tendo a dire che una carta che non ti aiuta a capire quello che vuoi far capire è sbagliata, anche se è giusta. Questa è una carta giusta, ma non serve a quello che deve servire. Forse era questo che volevo aggiungere. Bene. Quindi, c'era una domanda in chat: come trattare gli elementi no data, praticamente le sezioni di censimento che non hanno dati, le vuote, che non hanno popolazione in questo caso, visto che parliamo di popolazione? Posso rispondere al volo? Certo. Dal nostro punto di vista le abbiamo trattati come popolazione uguale a zero. Cioè abbiamo fatto la cosa giusta in questo caso. Cioè abbiamo sostituito quel null con zero e quindi nei nostri calcoli, quelle di densità e via discorrendo, il calcolo delle densità e quant'altro è risultato corretto, perché è stato uno zero diviso un'area ed è risultata fuori un'area. Perfetto. Andiamo avanti con questa rapida carrellata. Su cosa cambia usando, in questo caso, metodi di normalizzazione delle variabili, della variabile diversi. Qui abbiamo usato 7 variabili calcolate sulla popolazione over 65, rappresentate, visualizzate con lo stesso metodo, Natural Breaks di Jenks, a 5 classi sui comuni. Quindi siamo passati da una granularità più di dettaglio, se vogliamo, ad una più di insieme, che sono i comuni. Questa qui abbiamo... Scusate, non... Non riesco a vedere il titolo perché ho una barra che mi si è messa in... Ok, fantastico, ho spostato la barra. L'indice di densità degli over 65, vedete, questa qui è la provincia di Torino con tutti i suoi 315 comuni, il calcolo fatto sempre su 5 classi, chiaramente lì la città di Torino la fa da padrona, è quella che c'è più o meno al centro della città, indice della densità degli over 65. Questo qui è il grafico, è l'istogramma della sua distribuzione con le sue 5 classi. Vado avanti. Qui abbiamo lo Z-score della densità degli over 65. Se ricordo bene, lo Z-score è la distanza dalla deviazione standard o positiva o negativa che c'è rispetto alla distribuzione dei dati, e qui va da un numero negativo a un numero positivo. Anche in questo caso ovviamente Torino la fa da padrone. E questo qui è l'istogramma che fa vedere
come si distribuisce la frequenza delle varie classi. Qui abbiamo la percentuale invece degli over 65, guardate come è cambiata la densità anche grafica visiva della rappresentazione. Torino non è più il centro dell'universo, no? Rispetto a dei comuni che sono ampiamente periferici rispetto all'area metropolitana, e quindi lo stesso, fra virgolette, fenomeno, no? Viene presentato, viene visualizzato con una intensità assolutamente diversa. Il dato è sempre lo stesso, eh? Stiamo parlando degli over 65 così come definiti dall'Istat, ok? Così come conteggiati, se posso usare un termine così matematico, fra virgolette. Questa è l'istogramma che fa riferimento alla distribuzione del dato. E così andiamo avanti con l'indice percentuale degli over 65, ancora con l'istogramma, e la Z-score percentuale degli over 65. Vedete che a seconda del tipo di calcolo o di rappresentazione che viene fatta, questa qui infine rappresenta l'indice di localizzazione degli over 65 di cui aveva parlato precedentemente il professor Vico, vedete ancora una volta come, diciamo così, la densità del fenomeno venga spostato quasi a ridosso dell'arco alpino, no? E lasciando, diciamo così, sgravando il peso, fra virgolette, di questa variabile, i comuni di Torino, delle due cinture immediatamente, dei comuni con termine al capoluogo e i comuni collinari. Francesco, finisci. Poi volevo fare una sottolineatura. Sì. Allora, torna indietro di due slide, di tre anzi. Questa? Questa, per esempio. Per esempio. Allora, come abbiamo capito, tra la percentuale degli over 65, l'indice della percentuale degli over 65 e lo Z-score è una trasformazione, diciamo una trasformazione dei numeri, ma i numeri quello restano, cioè se un valore è più grande, resta più grande sia come indice sia come percentuale. Quindi sia come percentuale che come indice che come Z-score. Il fatto di calcolare l'indice piuttosto che lo Z-score serve nel caso in cui io voglia comparare appunto questa situazione qua con la situazione di un'area del Veneto in cui media, minimo e massimo sono diversi e quindi riportandoli a indice o a Z-score li rendo comparabili. Ma non era questo che volevo dire. Volevo richiamare l'attenzione a queste macchie che ci sono in alto in questa carta, che sono comuni di montagna in cui ci saranno un numero bassissimo di persone, quindi il rapporto, quindi certamente sono comuni magari in cui la popolazione è più vecchia che a Torino in certe aree. Qui per inciso vediamo che la popolazione più giovane è che corrisponde al bianco, cioè alle situazioni in cui gli over 65 sono pochi, sono in quei comuni a nord di Torino, cioè non sono a Torino, ma sono i comuni più giovani, sono quelli lì, diciamo intorno a Torino, prendo il blocco lì a nord, ma torno ai miei comuni di montagna. Lì la popolazione sono numeri piccoli, quindi diventano molto più facile che il numero degli anziani sia alto.
nel momento in cui io faccio questa carta mi vengono fuori queste macchie che tra l'altro attirano il mio sguardo perché sono riferiti a comuni di montagna in cui il territorio del comune è relativamente grande rispetto al numero dei comuni. Ecco, questo volevo dire, cioè la delicatezza che esce nel momento in cui io faccio delle visualizzazioni e elaborazioni in cui non riesco a infilare direttamente la il territorio. Punto. Avanti. Sì, ci sono. Vi chiedo scusa, ma probabilmente dovrò ricevere una telefonata perché sto aspettando una conferma per una visita che dovrà fare mio papà in settimana, quindi abbiate pazienza, ma sono costretto a rispondere. Quindi il terzo punto era che cosa cambia usando granularità differenti. E in questo caso abbiamo preso solamente la percentuale di over 65 sul totale della popolazione, abbiamo applicato il metodo dei natural breaks di Jenks usando 5 classi, confrontando sezioni di censimento, comuni e zone omogenee. E quindi questa qui è la prima carta che abbiamo visto anche prima, e quella, come diceva giustamente Franco, che maggiormente evidenzia, diciamo così, la real distribuzione di questa variabile sulle sezioni di censimento, sulla città di Torino, c'è il pezzo di quell'asse di Corso Francia che finisce a Rivoli, eccetera. Questo qui è il grafico, l'istogramma sulla distribuzione della frequenza. Le classi Jenks le va a prendere dove ci sono i saltini più significativi fra le barre, ok? E per questo che mi pare di ricordare si chiamino interruzioni naturali, perché dove c'è un crollo l'algoritmo va ad identificare quello come la soglia di una classe. Questa invece è la stessa carta per comuni, quindi la percentuale degli over 65 riferita ad una base comunale. E questa qui è ovviamente sempre il solito istogramma che ci deve sempre parlare, deve comunicarci, perché come diceva giustamente Franco, in realtà dietro ad una carta ci sono dei dati e una densità è fatta da un rapporto, quindi io devo entrare nell'ottica e andare ad esplorare effettivamente cosa mi contiene quella cella, quel comune, no? Per poter arrivare a capire la rappresentazione. E questa qui è una rappresentazione per zone omogenee. Ok? Non mi metto a discutere sulla definizione di zona omogenea perché non sono la persona più appropriata. Però se mi permettete una battuta, qui stiamo parlando di limiti, fra virgolette, amministrativi, no? Zone omogenee. Dovrebbe essere banale poter trovare questo dato su tutti quanti i geoportali, su tutti quanti i portali di open data, eccetera, eccetera. Qui siamo a livello di città metropolitana, quindi mi sarebbe venuto, anzi ci è venuto spontaneo, andare a cercare questi limiti sul geoportale della città metropolitana. Il geoportale della città metropolitana parla di zone omogenee, ma espone un elenco di comuni. E quindi per fare questa carta, questa rappresentazione, questa visualizzazione tematica, in pratica abbiamo dovuto, a manina, copiarci tutti quanti i nomi dei comuni del sito e pulire l'elenco, normalizzarlo, aggiustare gli accenti e quant'altro per arrivare a questa rappresentazione. Sembra una banalità, ma un paio di orette della nostra vita le abbiamo perse per arrivare a questa rappresentazione. Non è una critica, ma solamente un sassolino che ci dovevamo togliere dalla scarpa. E questo qui è il grafico, l'istogramma di questa distribuzione. Da cancellare non c'entra niente, perché c'era una cosa che appunto era rimasta lì, ma che avrebbe dovuto essere cancellata, ma è rimasta, ma colpa mia perché io sto usando una presentazione, non il PDF che voi potrete scaricare, che è stato ripulito in maniera egregia dopo averlo verificato dall'architetto Guerreschi.
Qualche altra battuta, come farsi ingannare dalla distribuzione dei punti? No? Abbiamo visto com'è facile perdersi dietro una piuttosto che un'altra rappresentazione. Le carte che abbiamo fatto vedere sono tutte carte vere, nel senso che magari qualcuna è più appropriata di un'altra, ma sono tutte carte basate sui dati. Non abbiamo fatto alchimie particolari, no? Sì, certo, qualche calcolo. Siamo passati dai metri quadri che usa l'Istat all'ettaro, che è l'unità di misura più usata per queste valutazioni, ma niente di che, ok? Abbiamo scaricato dal Ministero dal portale del Open Data del Ministero della Salute le farmacie. C'è un bellissimo CSV, Comma Separated Value, che può essere caricato tranquillamente in QGIS, perché questo CSV contiene anche due colonne che, guarda caso, si chiamano latitudine e longitudine. Ricordatevi che la longitudine è la X e la latitudine è la Y. Comunque si può caricare tranquillamente con QGIS qualche secondo, e questa è la rappresentazione a simbolo singolo, ok? In Italia ci sono un sacco di farmacie, possiamo vedere, cioè abbiamo quasi riempito i confini nazionali, alcune zone sono più dense, altre di meno. Come rendere più visibile questo fenomeno, questa distribuzione spaziale? Beh, ci siamo detti, proviamo ad usare questo point cluster che rientra fra i vari metodi di rappresentazione che abbiamo, no? In pratica ogni punto racchiude al suo interno tutte le farmacie che sono più vicine a quel punto. Vedete, qua ne abbiamo 40, qua 39, qua 13, eccetera. È una rappresentazione in funzione della scala. Addentrandomi nel dettaglio, chiaramente questi punti vengono esplosi e la rappresentazione dinamica mi porterà fino a vedere, diciamo, l'elemento puntuale finito quando la scala me lo permetterà. Però anche in questo caso, diciamo così, la rappresentazione non mi è particolarmente di aiuto, cioè non riesco a capire dove ci sono più farmacie. Fra i vari metodi di rappresentazione ce n'è anche uno bellissimo che si chiama heatmap, mappa di concentrazione. Realizzata questa heatmap, e si fa abbastanza in fretta usando le varie opzioni previste dai metodi di rappresentazione di QGIS, otteniamo quello che vedete voi al centro del monitor. Si intravede l'Italia, si intravedono delle zone più dense che contengono il maggior numero di farmacie, no? E è riconoscibile, vabbè, c'è la Sicilia, la Sardegna, quindi quello lì più in basso sarà Napoli, quello più sopra sarà Roma, poi in alto c'è Milano e a fianco di Milano c'è Torino e poi c'è l'Est che è un po' più sfumato. Sembrerebbe quasi che a Napoli ci siano migliaia e migliaia di farmacie più che a Roma, sicuramente più che a Torino e come numero, diciamo così, paragonabile a quelli di Milano. E quindi mi verrebbe da dire, se io dovessi aprire una farmacia, certamente non andrei a Napoli, ma magari andrei a Roma perché ce ne sono di meno, ok? Attenzione che in questa rappresentazione la mappa viene, cioè la visualizzazione, il messaggio che traspare non è corretto perché la scala inganna, ok? Perché se noi avessimo avuto la bontà e l'arguzia, diciamo così, di maneggiare un pochino i dati, ad esempio, utilizzando semplicemente uno strumento che è già contenuto in QGIS, che si chiama DB Manager, noi abbiamo provato, dopo aver caricato le nostre farmacie in un geopackage, vedremo poi cos'è, scrivendo queste 2, 4, 6 righe, una queruccia, una piccola query, siamo riusciti a vedere che, attenzione, a Roma ci sono 1779 farmacie e a Napoli 940. Quindi Napoli ha quasi la metà delle farmacie di Roma, ok? Quindi sempre, diciamo così, occhio critico sulle rappresentazioni che vengono fuori a qualsiasi scala. Dobbiamo essere noi i primi critici del lavoro che andiamo a produrre. Adesso passo la parola a Paola per la sua parte. Vi ringrazio. Interrompo la condivisione. No, passiamo all'intervallo.
Ah, scusate, bravo Franco, perché, grazie. Perché dobbiamo avere rispetto e pietà per questi qua che stanno seguendo, che dobbiamo cercare di portarli fino in fondo ancora vivi, e quindi lasciamogli un po' di spazio per, grazie, sicuramente, per respirare. Quindi adesso sono le 4:20, riprendiamo alle 4:35, quindi 15 minuti di intervallo. Grazie mille. Preparate, cioè c'è un paio di questioni in chat che magari meritano qualche considerazione un po' fra tutti. Se ne avete altre, scrivetele e noi apriamo alle 16:35 la nostra seconda sessione, appunto con questa domande e risposte. Ok? Perfetto. Ci vediamo fra 15 minuti. Grazie. Risponde una riga. 3.842 sezioni di censimento nella tabella delle geometrie a cui non corrisponde una riga nella tabella indicatori, e quindi lì viene fuori una riga di null. Dopo aver fatto il joint, la prima mossa che abbiamo fatto è stata quella di creare un nuovo campo che abbiamo chiamato P1 popolazione 1 bis. E abbiamo portato su questo nuovo campo, quindi questo nuovo campo è in tutte le sezioni di censimento, anche quelle che nella riga originariamente nella tabella degli indicatori la riga corrispondente non esisteva. In questo nuovo campo abbiamo riportato la popolazione esistente. Quindi abbiamo fatto P1 bis uguale a P1. Quindi non abbiamo cambiato niente. Poi abbiamo selezionato le situazioni in cui questa P1 era uguale a null e abbiamo valorizzato P1 bis con 0. Questa mossa, a mio avviso, è totalmente corretta, perché in quelle sezioni di censimento l'Istat mi dice non ci sono né abitanti né abitazioni, tant'è che nella tabella che ti ho fornito con gli indicatori non ho messo quella riga. Quindi non abbiamo cambiato niente. Abbiamo fatto un'operazione giusta, che è quella di conservare comunque questa P1, cioè il dato originario, invariato. Dove l'operazione è discutibile è la successiva. Cioè noi abbiamo individuato queste sezioni di censimento che corrispondevano fittizie, dove sono ricoverate, dove computate le persone senza fissa dimora, che come dicevo a Torino sono un migliaio. Noi, se ci portiamo dietro questo mille abitanti in una francobollo di 23 metri quadri, tutti i nostri ragionamenti sulle densità, eccetera, vanno a pallino. Quindi noi abbiamo azzerato queste sezioni, micro sezioni di censimento, portandole anch'esse a zero. E questa mossa qui è discutibile, perché ovviamente noi abbiamo fatto scomparire qualche migliaio di abitanti. Non ci è venuto in mente altro. Qualcuno osservava che a volte lo zero ha il significato di dato non pervenuto, dato. Ecco, in questo contesto qui il fatto che la riga sia
sia a sia non ci sia, tutti i valori siano a null, invece significa che l'Istat si prende la responsabilità di dire che in quella sezione di censimento non c'è, non ci sono né abitanti né abitazioni. Quindi, allora, delle due questioni, quella dell'azzeramento delle sezioni fittizie è certamente discutibile. L'altra questione che ho visto è quella delle isole amministrative. Come è stato scritto da più di uno, queste isole amministrative sono abbastanza diffuse, io non so, a livello nazionale. Certamente in alcune aree del Piemonte, per esempio il Biellese, sono molto diffuse e corrispondono al fatto che un comune di Fondovalle conservava dei terreni demaniali in alto, pascoli, come scriveva Antonio, eccetera, che erano dati in uso agli abitanti, eccetera, eccetera. Come criterio generale, noi suggeriamo di derivare le carte a grana più grossa da quelle a grana più fine, cioè di utilizzare, di partire dalle sezioni di censimento e con un'operazione che si chiama dissolve, che è un po' spiegata nella traccia della, chiamiamola, esercitazione, vengono unificate tutte le sezioni di censimento che hanno come codice comune lo stesso codice e viene generata una nuova geometria che corrisponde al comune. Questo modo di procedere, cioè di derivare le geometrie dei layer a grana più grossa da quelli a grana più piccola, ha il pregio di mantenere la totale consistenza tra la geometria, diciamo così, comunale e la geometria delle sezioni di censimento, per cui risultano assolutamente sovrapponibili senza avere gap, senza avere diciamo schegge, eccetera, eccetera. È chiaro che nel momento in cui ci si trovi con queste isole amministrative, lì nascono dei problemi che una soluzione automatica e diretta, eccetera, così a me non viene in mente. Ovviamente si può rinunciare a questo principio della consistenza tra layer diversi a diversa grana e quindi far scomparire queste isole amministrative prendendo solo il perimetro della porzione principale del comune. Forse nella chat sono arrivate delle cose. Non sto vedendo la chat. Riguardano sempre delle cose che riguardano la rappresentazione in generale della mappa, per cui dipende anche dal tipo di dato che trattiamo. Probabilmente dopo ne parlerà anche Paola, di dati quantitativi e qualitativi, per cui la rappresentazione che vedevamo prima, che tu hai fatto vedere dei comuni montani molto grandi o dei comuni montani molto piccoli, che quindi spariscono nella rappresentazione oppure sono troppo rappresentati, è un caso tipico. Però effettivamente lì abbiamo un dato, una densità, e quindi bisogna capire carta per carta come rappresentarla. E in chat si poneva anche un'altra problematica che riguardava mettere insieme più territori per rappresentare, ma poi comunque si cambia un po' la rappresentazione, quindi bisognerebbe capire. Infatti questo è il nostro obiettivo, quello di cercare di dare
una qualche dritta alla rappresentazione anche, ma anche pensando a quello che si fa. Forse posso avviarmi a questa, al punto 5. Antonio, c'è altre cose che potrebbero essere discusse in questa domanda? Finora no. C'è qualcun altro? Chi Dicon è stato con la sua domanda, la metta in chat, che noi a chiusura faremo di nuovo un altro piccolo giro di domande e risposte. Ok, vedete il mio schermo? Sì. Ok. Allora, questo è un punto spesso sottovalutato. La questione della definizione delle unità spaziali di analisi, che è assolutamente un fattore critico. L'abbiamo visto in quei comuni montani che balzavano su dei valori. Ed è un fattore critico questo, anche perché spesso la definizione dell'unità spaziale di analisi è, diciamo, arbitraria tra virgolette, cioè non è scolpita nel territorio. Ci sono alcune, diciamo, delimitazioni che sono nel territorio. Il fatto che a sud i comuni liguri che stanno a riva al mare, a sud, arrivino fin lì, è un fatto naturale perché c'è il mare. Il fatto che alcuni comuni montani arrivino fino alle creste di confine con o l'altra valle o con la Francia, eccetera, eccetera, quello è un fatto leggibile nel territorio. Ma nella maggior parte dei casi, in moltissimi casi, le unità spaziali di analisi sono state definite da qualcuno sulla base di finalità che possono anche non esserci del tutto note, cioè possono anche non essere del tutto, come dire, metabolizzate da noi che guardiamo la carta. Questa questione si chiama dipendenza areale dei dati. Ma parto da qua. Questa è una strada, vedete? C'è un lato destro e un lato sinistro, sono praticamente uguali. Ho girato e guardo verso nord e questa strada poi passa tra all'interno di un mercato in cui c'è un lato destro e un lato sinistro che sono uguali. Qui vediamo l'ortofoto e con sopra in blu le sezioni di censimento e vediamo che le sezioni di censimento tagliano questo lato destro e questo lato sinistro e le mettono in due unità spaziali di analisi diverse. Noi sappiamo che le sezioni di censimento sono state costruite all'inizio, fondamentalmente pensando di organizzare il lavoro dei rilevatori. Poi, attraverso un lungo processo di affinamento, eccetera, che però non ha negato questa origine all'inizio della vicenda, sono state aggiustate separando, per esempio, delle aree che sono diciamo molto diverse dal resto della città, cioè non so se si vede nel mio mouse, non lo vedo nemmeno io, quindi non penso lo vedete voi. Qui in basso c'è quest'area verde che è il Valentino, che vedete che è scorporata, come è stato preso atto che è un pezzo di città totalmente diverso da quello della quadratura delle strade, quindi è stata
questo ragionamento sulle sezioni di censimento qui è stato affinato prendendo atto di queste diversità. Un po' più verso l'alto vedete che esistono due sezioni di censimento che corrispondono alle porzioni di quello lì è il Po, per dirla in breve. Vedete che esistono due sezioni di censimento che corrispondono esattamente alla zona dell'acqua. Perché ce ne siano due lì, io non lo so dire, perché nella parte più a monte, cioè più in basso, vediamo che la zona diciamo occupata dall'acqua appartiene a una sezione di censimento a sé stante. Altro esempio dello stesso ragionamento, qui è una zona un po' di periferia, ci sono queste, i due lati sono uguali. Qui ho quello stesso porzione di territorio con i puntolini, sono i numeri civici. In passato, un po' di anni fa, io avevo ottenuto per un lavoro il numero dei bambini corrispondente a ogni numero civico. E qui ho fatto una rappresentazione kernel e vedete quello che sapevamo già. Cioè che questi bambini si addensano sull'asse di questa strada perché le case sono lì. Nel momento in cui questi dati vengono rapportati alle sezioni di censimento, possiamo dire che questi bambini sono spalmati su un territorio che può essere più o meno ampio perché dipende da come è stata disegnata la sezione di censimento. Per cui una situazione che noi avevamo visto qui più o meno omogenea lungo quell'asse diventa invece una situazione con due porzioni, una un po' più a nord e una un po' più a sud-ovest, con una densità un po' maggiore e una zona più grande con una densità minore. Dipendenza areale dei dati. Questo è un problema rilevante, soprattutto nella misura in cui noi diamo per scontato di chiudere, di delimitare le nostre zone, nella misura in cui non ci pensiamo più che tanto. Ci arrivano questi dati con questo riferimento areale e noi ce li prendiamo e facciamo le nostre cose. Questo è un problema della dipendenza reale dei dati che nella letteratura internazionale ha un nome, che è questo MAUP, Modifiable Areal Unit Problem. Qui è un esempio che dice le cose che ho già detto, che se... Sulla colonna di sinistra io ho questi tre bambini o queste tre famiglie e in una di queste c'è un evento di malattia, se io lo divido così ottengo che in un caso ho una percentuale diciamo nella parte in alto, questo illness rate, dove c'è la divisione un po' curva, ho lo 0%, dall'altra parte ho metà delle famiglie che abitano lì malate. Se lo divido nell'altro modo con quella linea, ho una zona in cui ho lo 0% di famiglie con degli eventi di malattia e il 100% di eventi di malattia nell'altra zona. Cioè se l'area è modificabile giusto appunto perché non è scolpita nel territorio ma è definita da qualche entità, soggetto
eccetera, eccetera, se la cosa è modificabile, i miei dati dipendono da come è stata delimitata l'area, quindi dipendenza reale dei dati. Qui vi faccio vedere questa roba che arriva dagli Stati Uniti, che viene dopo tutte queste grandi kermesse sulla elezione di Biden, che ci hanno fatto capire ancora una volta di quanto sia barocco e ampiamente incomprensibile questo metodo americano di eleggere il loro presidente. Comunque, la questione del districting negli Stati Uniti è una questione che è stata sollevata un mucchio di volte, rispetto alla quale c'è tutta una serie di provvedimenti a livello degli stati e o a livello federale su chi può fare questo redistricting. Guardiamo i grafichetti di sulla destra che sono stati fatti da in modo esemplificativo e sono pubblicati su Wikipedia. Noi abbiamo quest'area in cui ci sono 50 distretti e porzioni che potrebbero essere degli isolati, e il 60% è giallo e il 40% è verde. Se li dividiamo, vedete, c'è una serie di modi di dividere in cui il primo modo mantiene il primo modo tutti applicando un metodo elettorale maggioritario come quello che viene applicato negli Stati Uniti per molte elezioni, anche per questi rappresentanti nella quella che viene chiamata Camera. Se io applico quei 5 distretti, ottengo che vincono tutti i 5 distretti, vincono i gialli. L'altra di fianco vincono i verdi, quella tagliata in verticale, quella di sotto, ovviamente mantiene la giusta proporzionalità, come mantiene la giusta proporzionalità quello di fianco con quei ritagli che sono fatti così. Negli Stati Uniti questa roba qui, questa questione della dipendenza reale dei dati, ha questo nome, gerrymandering. Laddove gerrymandering, il senso di questa parola è manipolazione e deriva dal nome di un governatore del Massachusetts che si chiamava Gerry, che nel 1821 voleva far vincere certuni piuttosto che cert'altri. Erano gli anni in cui c'erano, diciamo, quelli più federali e quelli confederati, no? Immaginate la situazione della prima metà del secolo negli Stati Uniti. E quindi, volendo lui far vincere Certuni, ha operato un redistricting, che è quella forma che vedete lì, che è una sorta di periferia, ecco, di quest'area del Massachusetts, mettendo insieme delle aree in un modo opportuno, in modo tale che le elezioni venissero guidate per ottenere quel risultato. E qualcheduno ha disegnato questo cartoon satirico in cui fa venire fuori questa sorta di area a forma di drago che così a manifestare. Questa è interessante dire che questa parola gerrymandering, per esempio, sta nella Treccani, cioè è stata acquisita diciamo anche nella nostra
organizzazione del pensiero, e comunque negli Stati Uniti è oggetto di attenzioni da qui 1821, cioè quindi da due secoli. Due secoli la questione della dipendenza reale dei dati era chiarissima a questi qua. A me sembra che per noi, anche per chi si occupa di territorio, eccetera, eccetera, è una questione che viene data un po' per a monte, da non prendere in considerazione. Beh, qui c'è due slide, abbiamo già un po' detto questa cosa. Qui mostro come quando mi trovo di fronte a numeri piccoli e unità di analisi grandi, è la cosa di cui abbiamo già un po' parlato, trovo delle situazioni assai per, diciamo, che inducono delle distorsioni. Qui è sempre Torino, quella sezione di censimento in basso è un pezzo in collina, abitano tre persone in quel pezzo di territorio e tutti e tre sono over 65, quindi la percentuale balza al 100%. Invece quell'altra sezione di censimento un po' più alto, in alto, ci sono 134 e una residenza per anziani, quindi non è sorprendente che ci siano 134 anziani su un numero di residenti in quella sezione di censimento di 136. Quindi in entrambe queste due sezioni di censimento vanno a finire nella classe dove c'è la massima percentuale di anziani, e non solo, ma il mio occhio cade facilmente su quell'area che è molto più grande, quell'area molto più grande però non ha nessun significato, quell'area in alto molto più piccola mi dice delle cose vere sulla carattere di quella sezione di censimento caratterizzata dagli anziani. Quindi il titolo numeri piccoli e unità di analisi grandi sono, soprattutto utilizzando una variabile come una percentuale, mi espone a dei rischi di portare sulla carta in evidenza delle cose che non esistono. Questo è quanto per cosa riguarda questo punto. Quindi a questo punto Paola. Eccomi qua. Confermatemi solo di vedere la presentazione. Perfetto. Grazie. Bene, io mi devo occupare di fare un percorso per quanto riguarda le visualizzazioni tematiche. Non riprenderò le cose che prima Francesco ha detto riguardo i dati, quindi bypasserò questo discorso dei dati che abbiamo alla base delle nostre rappresentazioni e focalizzerò questa cosa che ha appena detto Franco sulla dipendenza reale dei dati in alcune slide che vi farò vedere. Diciamo che alcune cose saranno sicuramente a voi note, altre cercheremo nel periodo di questa presentazione di, come dire, metabolizzarle un attimino, raccontarle e metabolizzarle, focalizzando l'attenzione dal punto di vista cartografico, di visualizzazione.
E quindi in qualche modo vi farò, vi sottolineerò alcuni dettagli importanti per quanto riguarda le regole di semiologia grafica che andremo a recuperare, proveremo a sviscerarle utilizzando delle carte che sono state fatte e prese da diversi prodotti stampati piuttosto che pubblicazioni web, e quindi cercheremo di fare un discorso di questo genere. Le carte che cosa sono? Sono un ottimo strumento di analisi, di conoscenza, di avvicinamento a determinati fenomeni, e questo è possibile a patto che queste, ed ecco perché io vi presento questo alert, siamo in presenza di carte correttamente costruite, correttamente rappresentate. E focalizzo l'attenzione sulla leggibilità della carta. Quindi una carta è un ottimo strumento di analisi, di conoscenza, può essere un ottimo strumento di lavoro e di studio, purché la carta abbia una elevata leggibilità. E quindi la leggibilità sarà questa parola chiave che un po' legherà tutta la presentazione. Altrimenti, in qualche modo, se questa carta non è leggibile, se non è correttamente rappresentata, anche se il fenomeno, perché noi abbiamo dei dati sempre dietro assolutamente reali, questa carta produce una rappresentazione che non ci trasmette esattamente la realtà che invece dovrebbe trasmettere. Banalmente, questa non vi dice niente di nuovo, questa slide, quando facciamo delle carte noi utilizziamo elementi geometrici diversi, punti, linee e aree, che per l'overlay che nei GIS ci vengono permessi possiamo ottenere delle carte con delle basi, con delle rappresentazioni tematiche su tutti questi tre elementi geometrici. Primo punto su cui voglio porre l'attenzione è che le variabili che noi utilizziamo, quindi i dati che noi elaboriamo nei software cartografici, possono essere di tipo qualitativo e quantitativo. Iniziamo a focalizzare su questa prima differenziazione. Le variabili sono di tipo, quelle che intendiamo di tipo quantitativo, lo dice la parola, sono quantità. Ogni field può contenere un rapporto, un indice, una percentuale, tutti i campi, diciamo, calcolati, oppure valori assoluti. Non li ho volutamente messi insieme, voglio tenere separati perché sarà fondamentale per la descrizione di alcuni tipi di rappresentazioni che farò a seguire. Infine le carte qualitative. Le carte qualitative sono quelle che presentano all'interno del field delle variabili, diciamo, nominali, che hanno una etichetta, che attribuiscono ad un dato una determinata classe a cui attribuiamo appunto un'etichetta. Oppure variabili ordinali, cioè delle variabili che la cui classe è, può essere numerabile. Vi presento le due carte che potete vedere, la prima delle carte quantitative è una carta mosaico, la seconda, per esempio, è una tipica carta dell'uso del suolo. Questa sarà una slide che ci seguirà in tutta la presentazione. Proprio nel schematizzare quello che ho detto fino adesso. Noi abbiamo, come geometrie, presenteremo punti, linee e poligoni, quindi li andremo ad analizzare con questa logica, e poi li andremo ad incrociare per quanto riguarda un'analisi di variabili qualitative, quindi che vedono danno possibilità di variazioni dei tre elementi geometrici nella forma. Quindi vedete i punti che possono essere punti, quadrati, piuttosto che triangoli, e per le linee tratteggi di tipo differente, anche con spessore differenti, varia la forma. L'orientamento, quindi un triangolo può essere orientato in modo differente, una strada può essere orientata secondo, per esempio, la direzione di percorrenza. Sui poligoni io non l'ho volontariamente messi, delle visualizzazioni poligonali, perché uno dei casi che poteva essere
come dire, ricadere in questo incrocio poligoni con la variazione della forma o dell'orientamento potevano essere analisi che, diciamo, più genericamente potrebbero essere analisi raster, quindi l'orientamento o la forma, la pendenza dei tetti per analisi sull'illuminamento e quant'altro. Per cui in questo momento le terrei fuori, perché noi stiamo facendo proprio un discorso su geometrie vettoriali e con l'utilizzo di queste geometrie vettoriali secondo queste, di prima differenza, variabili qualitative e quantitative. I nostri elementi possono essere campiti, quindi possono essere riempiti di colori piuttosto che rettini. E troverete questa indicazione grafica che ho messo in grigio, che rappresenta le variabili quantitative. Le quantitative invece sono con la bordo in blu, e per quanto riguarda queste geometrie avremo dei riempimenti a sfumature piuttosto che in bianco e nero, e focalizzeremo in particolare l'attenzione su un caso che vedremo in applicazione proprio in QGIS, sulla variazione negli elementi puntuali di una della dimensione del simbolo del cerchio. Ve l'ho descritto qua, la troveremo più volte e ci farà da filo conduttore nella nostra descrizione. A questo punto passiamo al primo caso, variabili quantitative nelle sue tipologie di applicazione per rapporti indice percentuale o valori assoluti. Questa slide, questa immagine, è un'immagine che ho tratto da un vecchissimo libro, vedete, datato 1977, di un geografo, Bertin, dove rappresenta proprio una, lui definisce proprio una delle due carte, quella a sinistra, errata, mentre quella a destra, cartograficamente rappresentata in modo corretto. Un primo accenno lo facciamo perché definisce il Bertin questa carta errata. Questa carta errata perché un'informazione che vedete nella leggenda, che è molto importante in questo momento per conoscere il fenomeno, non avendo noi a disposizione i dati, possiamo dire già che una variabile quantitativa perché ha una serie di numeri, quindi di quantità. In valori assoluti non abbiamo nulla che ci dice che è un rapporto, un indice, un tasso e quant'altro. Quindi una prima indicazione che andiamo a dare, e che per le regole di semiologia grafica viene definita, è che i valori assoluti andrebbero rappresentati con simboli proporzionali e non, come vedete nella carta di sinistra, rappresentata con valori con simboli diversi, ognuno abbinato ad un valore. Quindi sono qualità, quindi sono forme diverse attribuite ad un valore invece numerico. Quindi questa, il Bertin la definisce una carta sbagliata, è giusta quella a destra con una rappresentazione a simboli proporzionali di questa carta. Adesso scorreremo alcuni esempi. Troverete sempre nel bordo sinistro questa schematizzazione presa dalle prime slide, dove in grigio i talloncini che riprendono la slide che vi ho descritto poco fa, e in blu quelle per quanto riguarda le rappresentazioni delle variabili quantitative. Quindi andremo ad incrociare entrambe. Questa carta potete vedere che è una carta che ha una base su cui vengono rappresentati almeno tre layer, tre strati informativi. È una carta di tipo puntuale, quindi di che varia nella forma, perché abbiamo presenza di singoli simboli quadrati, di cerchi e una simbologia per quanto riguarda le centrali e nucleari, e ognuno di queste è proporzionale, quindi nel dataset evidentemente era contenuto un'informazione di tipo quantitativo, e quindi come tale, per rappresentare questi fenomeni su una carta, abbiamo una variabile di tipo puntuale rappresentati in modo quantitativo e quindi un simbolo proporzionale a decrescere. Un'altra carta che rappresenta esattamente valori quantitativi
con simbolo proporzionale è questa, che rappresenta le aree industriali dismesse al 1989. Vedete che abbiamo una carta di base che quindi contestualizza la nostra informazione, puntuale. Possiamo dire in qualche modo che, diciamo che affermiamo che le carte puntuali a simboli proporzionali sono abbastanza, come dire, non discutibili, critiche da costruirsi. Critiche nel senso in cui dobbiamo essere sicuri che la rappresentazione sia veramente proporzionale al valore che andiamo a rappresentare. Adesso vi ho inserito una serie di slide che fanno vedere un po' il percorso di come in QGIS si può produrre carte di questo genere. Tendenzialmente anche tutte le carte che abbiamo visto presentate da Francesco, nella presentazione di Francesco e di Franco, erano tutte carte quantitative sicuramente, ma di tipo reale, quindi carte a mosaico, perché erano tutte variabili, percentuali e densità. In questo caso io ho voluto proprio fare questo esempio prendendo il dato degli esercizi pubblici del Comune di Torino e vi ho messo come indicatore, diciamo, della tabella il massimo e il minimo e cerco di farvi un percorso che, come dire, non è che vuole essere una verità, una certezza, anzi, diciamo che fare queste carte aprono veramente tante possibili strade e quindi non c'è una strada, diciamo, assolutamente giusta, percorribile, di cui possiamo, diciamo, dire di avere una certa certezza. Adesso cerchiamo di fare, come dire, un cammino, focalizziamo alcune dettagli su questa rappresentazione. Prima di tutto noi dobbiamo andare a settare, come vedete, un singolo simbolo e per andare a fare questo simbolo proporzionale dobbiamo attivare questa funzione di assistant che apre questa interfaccia che vedete nell'immagine riportata a destra. Una volta che in QGIS andiamo a, vediamo se riesco a farvi vedere, ecco, una volta che andiamo a cercare la source dei nostri dati e delle nostre informazioni, quindi la variabile da tematizzare, QGIS vi propone di default queste indicazioni di size da 1 a 10 con questo scalemetto di questo Flannery. Quando andiamo a espandere questo menu dei metodi statistici che vengono applicati per la classificazione, possiamo trovare che abbiamo presente sia una surface che un tipo radius, un metodo radius. Ho provato con questo indicatore che avevo a far produrre queste due carte col metodo radius e con la size di default, quella che il software propone, e anche con la surface. Vedete che, perché in teoria essendo un elemento, è vero che un cerchio comunque è sempre un elemento geometrico, la superficie la riusciamo a calcolare. Quindi abbiamo la possibilità di fare radius e surface e si può già come prima osservazione notare che la carta sicuramente varia di rappresentazione. Ma a questo punto qual era il problema? Cerchiamo di capire, applicando la variabile, quindi il massimo e minimi, noi andiamo da 1000 a 5400, il metodo scelto, il raggio, perché noi comunque stiamo ragionando su cerchi, e con la rappresentazione di default. Se questa è la domanda che pongo è rappresentata correttamente? Allora, noi abbiamo fatto fare al software, abbiamo impostato dei parametri e lui ha prodotto un risultato. Quindi noi abbiamo solo, possiamo dire, parzialmente il controllo di questo risultato, l'algoritmo che ci sta dietro non lo conosciamo, e quindi ipotizziamo che
Intanto questo SITES sia, diciamo, noi daremo per come ipotesi il SITES sia il raggio, ipotizziamo che sia il raggio, e proviamo a capire quale potrebbe essere un controllo, come dire, una certezza, passatemi questo termine, anche se forse potrebbe essere addirittura un po' troppo eccessivo essere certi, perché in questo momento la fine di questa esposizione, di questo caso, non sarà la certezza, insomma, è un cammino che vi proponiamo. Se è vero che abbiamo una superficie di 100 metri quadrati, dedurre matematicamente il raggio ci pone ad arrivare ad un raggio di 5,64 con le operazioni matematiche, di estrarre dalla radice il raggio. E se questo lo facciamo sul massimo e il minimo e imponiamo noi una dimensione modificata di quello che è fatto di default, possiamo andare a proporre queste informazioni che noi diamo quindi per scontate SITES come il raggio del nostro cerchio massimo e minimo, andiamo a impostare la carta e la proviamo a fare. Qualora i valori fossero molto alti, vedete che 41 è troppo alto, noi cercando di modificare di una quantità identica dal massimo al minimo e di conseguenza tutti i valori che sono intermedi, noi possiamo fare una carta con una dimensione modificata, che però diciamo che l'unica cosa che possiamo affermare è che matematicamente questa carta funziona. Che cosa succede se anziché il cerchio proviamo ad adottare un quadrato? Perché vi ricordo che una carta simboli proporzionali si può anche fare con un quadrato, per esempio. Sempre con gli stessi dati, facciamo sempre lo stesso percorso. E a un certo punto andiamo ad impostare la nostra variabile, ma questa volta, deducendo il lato del nostro quadrato, andiamo ad impostare questo valore del lato come valore di massimo e minimo dei nostri valori nella SITES massimo e minimo. Questi sono i due risultati a confronto. Beh, quello che possiamo dire è che questo risultato, il confronto di questi due risultati, insomma, le carte sono assolutamente confrontabili secondo questo ragionamento che abbiamo fatto. E quindi ve lo ripropongo. Quello percorso che abbiamo fatto è di a partire dal simboli proporzionali circolari, adottando il raggio e imponendo noi poi il calcolo del raggio e le sue riduzioni, abbiamo ottenuto questa prima immagine. La stessa percorso l'abbiamo fatto per la surface, applicando quindi la surface al poligonale quadrato, abbiamo ottenuto questo risultato. Bene, di tutto questo che cosa possiamo dire? Siamo sicuri di quello che abbiamo fatto? Ripeto, matematicamente forse sì. Abbiamo un'eccessiva manipolabilità durante il processo. E quindi direi che una certezza non ce l'abbiamo, possiamo dire che il dato che stiamo rappresentando è corretto, quindi comunque questo è un ragionamento che vi abbiamo proposto, diciamo, a grandi linee. Teniamo conto che abbiamo dei dati dietro e che quindi questi dati comunque sono reali. E qui chiudiamo un'applicazione in QGIS. Continuiamo con l'esplorazione di queste informazioni. Altra carta, sempre simboli puntuali, vi ho proposto questa perché, contrariamente alle solite, qui presenta una caratteristica un po' diversa. Qui c'era la necessità di rappresentare il valore maggiore di questo indicatore, che se fosse stato rappresentato con lo stesso riempimento, quindi nero, quindi riempimento totale, quindi non la trasparenza, avremmo perso tutto quello che era il fenomeno al di sotto. Quindi questo è un metodo di rappresentazione che può, diciamo, andare a semplificare, a permettere di leggere in modo più corretto e rappresentativo il fenomeno. Come si può fare la gestione di questo in QGIS sulla gestione di una trasparenza in una leggenda di un simbolo proporzionale? Beh, io lo trovo comunque una cosa critica di cui se dovessi darvi una soluzione, forse in questo momento non saprei darvela. In questo momento abbiamo una base, solo che possiamo dire, una base regionale su cui abbiamo sovrapposto un layer e poi tematizzato.
Questa è un'altra carta, sempre a simboli proporzionali, questa volta la carta vi presenta una doppia variabile. Una doppia variabile nel senso che abbiamo il simbolo proporzionale quantitativo, con quindi cerchi che vanno ad aumentare nella loro dimensione, campiti questa volta invece con un valore che va, diciamo, è stato rappresentato in modo crescente perché rappresentava l'edilizia popolare nell'area torritese secondo la epoca di costruzione. Per cui i più vecchi sono stati messi con un colore più chiaro per arrivare a quelli recenti in colore più scuro. Abbiamo una base con la sovrapposizione di due livelli, di un layer con due invece informazioni tematiche sopra. Anche questo in QGIS si può fare, sicuramente non è così facile. Diciamo che una carta tematica mosaico a classi, come abbiamo visto quelle nella presentazione di Francesco, sicuramente è più comune ed usuale. Altra carta che vi propongo è questa, una carta a livello europeo. Diciamo questa carta, mi permetto di dire che potremmo avere qualcosa da dire, insomma un po' discutibile, ecco, come tipo di carta. Nel senso che è discutibile in quale senso? Nel senso che noi vedete che nella leggenda propone un valore quantitativo, però nella leggenda altrettanto troviamo simboli che è vero che vanno dal più grande al più piccolo, ma di qualità completamente diverse, forma diversa. Abbiamo un quadrato con un cerchio nel centro, un pallino nel centro, un quadrato più piccolo e due cerchi più piccoli. Noi la carta dobbiamo cercare di quando la facciamo, che questa carta sia leggibile, dobbiamo farla leggibile in modo tale che anche per ipotesi, scusate, se... senza coprendo la leggenda, noi riusciamo a in prima battuta a comprendere il fenomeno e poi con l'ausilio della leggenda correttamente prodotta riuscire ad avere informazioni successive, per esempio vuoi per i limiti di classe, vuoi per le informazioni magari sui limiti di classe nelle classi aperte. Ecco, questa quindi io vi permetto di dire leggermente discutibile, non sappiamo neanche quanti strati informativi abbiamo, potremmo averne più di uno e quindi ve la propongo in modo, come dire, in modo critico. Altra carta, ha simboli proporzionali, questa volta qualitativi, vedete che ogni simbolo rappresenta un fenomeno diverso dei centri urbani e della classificazione dei centri urbani, di quelli inseriti anche all'interno di network europei. Questa carta invece che vi propongo è una carta che ha una sfondo, quindi ha una base, più direi io una informazione di un layer. Che cosa vi faccio notare qua in questa? Semplicemente per non ripetere tutte le cose che eventualmente sono state già dette in quelle precedenti, qui presenta una leggenda a simboli, a cerchi, con peraltro delle classi e una tematizzazione con un colore che va a graduare. Quindi ci aspetteremmo, visualizzando la carta nella sua interezza, una carta con che sia simboli, a simboli con dei cerchi. Invece quando andiamo a zoomare, in effetti abbiamo una specie di un raster, una tessellation, comunque una carta che è leggermente diversa da quello che ci aspetteremmo guardando la leggenda. Quindi questa è una cosa che vi faccio notare, perché non sempre le carte sono coerenti nella rappresentazione. Uno si immagina di leggere una carta in un certo modo e poi analizzandola più a fondo non sempre tutte le cose hanno una sequenza di pensiero così, così chiara. Quindi non è che sia sbagliata, io la definirei magari discutibile. Cerchiamo di fare una sintesi, la prima tipologia di carte, le carte puntuali. Abbiamo visto che possono variare di forma, orientamento e di riempimento, ovviamente può variare anche nella colorazione, la tematizzazione del bordo. Si possono tematizzare di ogni singolo layer uno o più attributi che possono essere inseriti in un field o più field.
E per le variabili quantitative il suggerimento, secondo la semiologia grafica, andrebbe fatto in questo modo per valore assoluto utilizzando un simbolo che varia proporzionalmente. Passaggi critici sono che sottolineo è di tenere sotto controllo l'esattezza della proporzionalità del simbolo e soprattutto quello che abbiamo vi fatto vedere prima, la size elevata di un simbolo che può coprire eventualmente qualche elemento nascosto al di sotto. Seconda tipologia, parliamo a questo punto delle geometrie lineari. E qui una carrellata di carte con geometria lineare. Noi abbiamo una carta di base con un'informazione sola, quindi un layer solo, con 18 rappresentazioni, quindi 18 simboli. Sicuramente la scelta di tanti simboli, vedete che sono di un'unica natura con questo puntinato, si tratta dei viali alberati di Torino, quindi un po' evoca l'alberatura, questo tipo di simbolo lineare. Sicuramente cercare 18 colori non è sicuramente facile, quindi un'attenzione alla quantità anche di informazioni grafiche che si possono mettere, sovrapporre ad una base affinché la carta sia leggibile. Si capisce che è un unico fenomeno, però se non abbiamo la leggenda non riusciamo ad interpretare correttamente quale tipologia di alberata abbiamo nei viali di Torino. Altra carta, di nuovo una carta qualitativa di tipo lineare, dove possiamo avere uno o più layer informativo, ovviamente non sapendo come è stata prodotta non ne possiamo avere idea, possiamo solo immaginare. Lineari, shape lineari, rappresentano la linea metropolitana esistente piuttosto che in progetto e quella di nuova costruzione. Potrebbe essere anche contenuta tutta all'interno di un singolo campo che con etichetta, questa che vedete in leggenda, può essere rappresentata in modo cartograficamente corretto con simboli differenti. Altre carte che vi propongo, altri due esempi, le carte lineari possono anche avere uno spessore, quindi non solo i simboli proporzionali, ma anche sulle linee possiamo avere anche delle proporzionalità di linea. In questo caso stiamo vedendo delle rappresentazioni lineari con il traffico giornaliero medio sull'autostrade e sulle strade del numero di veicoli, piuttosto che, diciamo, lo chiamerei forse più un grafo, questo comunque una rappresentazione dei flussi dei veicoli, questa addirittura al 1981. Cosa si può dire di queste carte? Ci sono due informazioni, certo che una, così come per la classe, con la carta precedente dove io ho fatto vedere il cerchio trasparente, anche questa che vede a sinistra potrebbe nascondere delle informazioni dello strato inferiore, quindi sempre porre attenzione alla sovrapposizione delle informazioni cartografiche. Sicuramente carte lineari ne ho trovate decisamente molto meno da farvi vedere. Sintetizziamo quelle che sono, diciamo, le regole relative a questa tipologia di geometria. Anche qui possono variare i simboli lineari in forma, orientamento e colore, e lo abbiamo visto. Si possono tematizzare più attributi e nella carta della metropolitana, della linea della metropolitana, ne abbiamo visto la rappresentazione. Attenzione sempre al fatto che si tratta di rappresentazione per valori assoluti. La stessa cosa per precedente, tenere sotto controllo la proporzionalità del simbolo e al size che può coprire delle informazioni. Passiamo ai poligoni, di cui sicuramente abbiamo una casistica maggiore, e iniziamo soprattutto a fare una piccola, a puntualizzare il discorso delle tipi di variabili, dei colori all'interno delle variabili che possono essere rappresentate. Per quanto riguarda le variabili quantitative, ovviamente abbiamo delle categorie di colori, quindi possiamo avere n colori che rappresentano una qualità. Abbiamo visto prima la carta, per esempio, dell'uso del suolo, piuttosto che le variabili quantitative. Vi ho proposto qua tutta una serie di color ramp tratti da QGIS, color ramp che possono essere a due o tre colori, quindi noi possiamo passare dal giallo arrivare al rosso, e abbiamo passando attraverso l'arancione,
piuttosto che tutta una serie di colori in sfumatura, oppure colori, e qui vi ho segnato in particolare due color ramp di cui andremo a discutere, perché vedremo poi delle rappresentazioni. Il discorso dei colori per esempio per le variazioni, per le rappresentazioni cartografiche di dati variazioni percentuali, piuttosto che dati che possono essere rappresentati rispetto alla scala semaforica. L'ultima cosa, color ramp di un colore, quindi noi abbiamo una sfumatura dalla più chiara alla più scura, ma di un'unica intensità di colore, di una tonalità di colore. Solo per inciso, come si fa eventualmente, qualora non fossero sufficienti i color ramp che QGIS presenta, andando nella color ramp possiamo creare una nuova ramp di colori, vi propone di default blu e verde, e voi si può andare a settare qualunque tipo di sfumatura o di colore e quindi fare la rampa di colore da questi due che vengono individuati. Quindi c'è assolutamente la libertà massima di fare color ramp che non siano proposti di default dal software. Questa è una carta in cui abbiamo come base semplicemente la perimetrazione comunale e un'informazione contenuta tutta in un livello, in uno strato informativo, in un shape, in un livello. Come vedete, questo ha un'unica gamma di colore che va dal giallo al verde. Vi sottolineo, vi faccio porre l'attenzione su queste classi aperte, quelle che io definisco aperte. Cioè, noi nella classe gialla non sappiamo qual è veramente il dato ultimo, inferiore o superiore di queste classi. Quindi questa è una rappresentazione, ma perdiamo questa informazione, la leggenda non è in grado di fornircela, quindi la carta ci dice che abbiamo una classe inferiore e una classe superiore, ma non sappiamo i limiti. Invece questa potrebbe essere un'informazione che a livello di analisi potrebbe essere utile, quindi non è detto che questo tipo di rappresentazione nella leggenda possa essere funzionale, quindi magari anziché questo tipo di rappresentazione mettere proprio il valore estremo. Maggiore di 40 poteva essere 99 come poteva essere 60, quindi potrebbe essere un'informazione utile. Così questo è una tipologia di una cosa da focalizzare per questa tipologia di carte. Che cosa dicono queste carte? Abbiamo ovviamente, questa è la variazione delle abitazioni, una variazione percentuale tra il 71 e il 91, questa è una tematica in cui intervallo censuario in cui sono state acquisite sempre in molte seconde case, e quindi ecco perché c'è questa informazione nella carta che dà questa elementi più scuri, questi comuni più scuri esattamente nei comuni alpini, perché evidentemente molti erano andati a comprare seconde case in montagna. E invece vedete che qui Torino invece nella variabile censuale 61-71 non sono andati a costruire carte, le case, le abitazioni evidentemente erano quelle, sono andate a incrementarsi in questo decennio, soprattutto nella prima periferia di Torino. Una carta costruita bene ci permette, conoscendo un pochettino il fenomeno, di riuscire a leggere la carta e farci aiutare nelle nostre analisi, soprattutto se dovessimo comparare fenomeni diversi per dedurre magari un andamento nel periodo storico. Altra carta, una carta di densità di popolazione, vedete, è una carta di densità quindi correttamente rappresentata per simboli proporzionali. E quindi questa con un color ramp sul colori orange. Vi faccio notare che questa carta, vi faccio notare questo, noi abbiamo una carta di base che è per esempio tutta la viabilità che affinché si riesca a cogliere e quindi a essere integrata nell'analisi del fenomeno, è messa sovrapposta questa volta al layer della densità di popolazione anziché essere, diciamo, nascosta sotto. Questa è una base che viene messa sopra anziché di sfondo.
altri discorsi, qui vi faccio focalizzare il discorso che Franco ha fatto sulla dipendenza reale dei dati, per esempio su queste sezioni di censimento in collina, dove anche questa è una percentuale di popolazione degli anziani in collina, per il famoso quel discorso che prima ha proposto Franco e che non vi propongo io, ma vi faccio solo focalizzare come una carta può rappresentare correttamente questo fenomeno. Altra carta, questa è una variazione della popolazione, per cui abbiamo l'utilizzo in questo caso di un color ramp positivo e negativo. Vedete che la classe bianca è la classe che contiene lo zero, quindi che varia tra i valori negativi messi in una tonalità di colori freddi, e lo zero che divide il colore positivo con una tonalità di colori caldi. Qui si innescherebbe il discorso, qui è color orange, se ci fosse stato rosso si sarebbe innescato il problema dell'utilizzo del rosso all'interno dell'interpretazione del fenomeno, perché il rosso, a seconda di come viene interpretato, può essere un segnale di pericolo, soprattutto se la carta è nel colori verde, giallo, rosso, quindi nella scala semaforica. Viceversa, se ci fosse un fenomeno molto elevato, potrebbe essere invece interpretato in modo positivo. Un fenomeno che dice è aumentato in modo positivo, proporzionalmente positivo, il colore rosso ci può anche stare. Quindi è un colore un po', come dire, da prendere con le dovute cautele e saperlo utilizzare in modo più corretto possibile. Altra carta, questa ve l'ho messa semplicemente perché rappresenta un indice, quindi una carta con indici, non solo percentuali e variazioni. Ecco, questa è una delle ultime, questa vi faccio focalizzare invece sulla leggenda, che dà un numero, questa è la rappresentazione delle sedi scolastiche secondo la tipologia di scuola. Vedete che come colore, come color ramp, hanno utilizzato un colore, diciamo, che può andare bene da giallo al marrone. A parte il discorso che lo zero, se lo zero vuol dire che non ce ne sono, forse il giallo vuol dire che c'è un qualche fenomeno, non è proprio appropriato, forse sarebbe stato meglio un bianco. Quindi diciamo che il giallo è un colore discutibile nella scelta. E poi il fatto che ci siano valori assoluti, io forse qui avrei più visto una carta simboli proporzionali. Quindi diciamo, io non voglio dire che sia sbagliata assolutamente, perché non mi permetterei mai, però diciamo discutibile secondo le regole di semiologia grafica che ho cercato di raccontarvi fino adesso, forse qualche cosa si potrebbe dire. Sintetizziamo le variabili poligonali. Tendenzialmente i simboli poligonali, come possono variare in riempimento e bordo, possono avere queste rappresentazioni leggendo gli attributi contenuti in uno o più field. Attenzione soprattutto, ecco questa è la cosa importante, all'uso dei color ramp e alla sovrapposizione dei tematismi, soprattutto se si dovessero usare non solo campiture piene ma anche retini, cioè il rigato su una base colorata. Ecco, qui vorrei focalizzare la vostra attenzione, ponete particolare attenzione a questo uso di semiologia grafica. Variabili qualitative, e mi avvio alla conclusione, abbiamo queste due variabili, possiamo vedere come esempio la carta di uso del suolo, dove ogni etichetta, quindi al prato, al pascolo, è attribuito un colore. Focalizzate ancora che le variabili qualitative possono essere, come dire, ricadere in qualunque tipo di forma, punti, geometrie puntuali, lineari e areali. Ve ne propongo due di tipo areale, una carta geologica e la carta destra invece rappresenta i comuni monospecializzati. Voi da questa carta ovviamente dovete andare a leggere in leggenda che cosa rappresentano i singoli colori che rappresentano i singoli tematismi. Su questo purtroppo non si può fare a meno.
Un'altra carta è questa, in particolare, e questa è tratta dal piano regolatore di Torino, e soprattutto a grana di maggior dettaglio, potete vedere, questa è una carta a grana di maggior dettaglio, ve l'ho messa per far vedere come si può variare queste scale, però le rappresentazioni e le regole semiologiche grafiche, quindi a colori, in questo caso equivale una qualità, si riflettono e rispecchiano esattamente in entrambe. Questa propone delle qualità dove mettiamo insieme sia degli elementi puntuali splittati, questa volta il simbolo quadrato nelle due edizioni nero e rosso, quindi in corso di realizzazione e in progetto, idem per i simboli triangolari, così come per gli elementi lineari, una tematizzazione differente secondo che sia una rete autostradale, e quindi qui è compresa anche la tangenziale di Torino, o la rete ferroviaria. Quindi vedete che più si complessificano le carte, più bisogna avere veramente porre attenzione a come i simboli vengono rappresentati e come vengono sovrapposti. Soprattutto attenzione a quando si vengono a nascondere dei simboli, per quanto è il tema che abbiamo trattato anche precedentemente. I simboli, se vengono nascosti, può rendere meno leggibile una carta. E terminiamo con le basi. Quindi noi queste geometrie, punti lineare, così raccontate fino adesso, possono essere sovrapposte ad una base. Una base, questa è una base di una carta fatta utilizzando QGIS Web, Leaflet, e una tematizzazione quantitativa secondo sei strati informativi sovrapposti. Si può ovviamente avere carte con sfondi in bianco e nero in colore, certo che più la tematizzazione qualitativa ha dei colori, più è leggibile su una se viene sovrapposta ad una base tematica in bianco e nero, come vedete in questo contesto. Ma non è detto che una base non possa essere già inserita all'interno di una cartografia, come quella che vi ho già descritto prima. Vedete che la strato informativo di base, perché questa carta in questo momento è una carta che sta descrivendo i servizi nell'area metropolitana di Torino, quindi valori quantitativi con simboli proporzionali distribuiti sul territorio, sovrapposti ad una carta di base data dall'edificato, dall'idrografia e dalla viabilità. Il tutto, questa viabilità, vedete, area edificata, questa è, diciamo, la mia leggenda di questa carta di base, e quindi possiamo anche dichiararla in questo modo, carta di base. Attenzione, più la carta si complessifica, più dobbiamo tenere sotto controllo la leggibilità. Ecco, mi permetto di sottolineare il discorso di leggibilità, nonché di correttezza, ma di comprensione del fenomeno, anche a vista, cogliendo la carta, anche senza l'ausilio della leggenda. Facciamo una prova, un esercizio, copriamo la leggenda e proviamo a vedere se riusciamo a descrivere in qualche modo il fenomeno. La leggenda ci può solo che aiutare a migliorare l'interpretazione di questa carta e renderla più leggibile. Ultima cosa, dobbiamo sempre tenere conto perché, come dire, uscita deve essere prodotta questa carta. La carta che noi facciamo deve essere visualizzata per essere pubblicata su web, piuttosto che pubblicata in un libro, in una rivista. A questo punto devono essere carte particolarmente piccole, di piccolo formato, piuttosto che stampata su fogli. Io vi ho proposto questa, che è una carta del piano regolatore di grande formato, sarà un metro per un metro, 70x70, stampata su carta. Ecco, questo è il supporto per la carta essere pensata per cosa? Per essere pubblicata su web, su rivista, piuttosto che su fogli. Beh, la rappresentazione cartografica deve essere questo tipo di processo va fatto all'inizio,
dobbiamo sapere per dove ci serve, dove dobbiamo pubblicarla, allora possiamo mettere insieme il discorso della carta, il discorso delle classi, il discorso della semiologia grafica per riuscire a produrre una carta dalla leggibilità più elevata possibile. Anche qui, super sintesi, l'overlay dei tematismi che devono essere rappresentati simultaneamente. E terminerei con questo. Ne ha già accennato Franco, queste sono le ultime due slide. Vi faccio presente come queste sono carte tratte dal sito della Repubblica. Ecco, una carta che ha, scusate, il limite dello Stato sembrerebbe che qui vincano i repubblicani, andiamo a splittare in un'altra tipo di rappresentazione andiamo a rappresentarlo con una rappresentazione grafica diversa, la carta dice forse qualcos'altro. Vedete questo simbolo come è decisamente più grande e qui lo andiamo a perdere. Quindi le carte possono rappresentare fenomeni diversi. L'ultima, simboli proporzionali, sono le stesse carte pubblicate da Repubblica forse lo stesso giorno o qualche giorno a seguire, con simboli proporzionali piuttosto che simboli, una carta areale. Sembrano due fenomeni diversi, quindi sottolineo attenzione all'uso che tutti noi facciamo della simbologia grafica per produrre delle carte. E con questo io avrei chiuso, quindi passerei la parola a Franco. Adesso scusate, interrompo la condivisione. Sì, la passerei a Francesco, mentre Francesco avvia le sue cose. Questa è l'ultima sezione di questa nostra presentazione. L'idea è stata quella di spingere i partecipanti a provare questo formato che è il GeoPackage, che ha caratteristiche interessanti e che è poco tutto sommato. Tutti criticano lo shape file come formato vecchio, all'origine proprietario, eccetera, eccetera, cose verissime, però pochissimi sono passati a qualcos'altro, in particolare sono passati al GeoPackage. Vedrete che nella traccia di questa attività pratica che vi proponiamo appunto di costruire il vostro project utilizzando il GeoPackage. Francesco? Sì, ci sono. Ho visto che sono arrivate delle domande. Vuoi rispondere tu mentre recupero la presentazione? Ce ne sono un paio. Dunque, io risponderei a quella sulle heat map. Sì. Mi pare una domanda qui. Le persone serie dicono ringrazio per la domanda. La domanda, diciamo, ha un senso in questo contesto. Noi possiamo dire, abbiamo utilizzato molto spesso le heat map giusto appunto per sganciarci dalla dipendenza reale dei dati. Cioè, avendo dei dati puntuali, cioè avendo dei dati a un altro livello, a una grana molto fine, come per esempio dati per numero civico, allora l'uso delle heat map porta dei risultati in cui questa gabbia costituita dalla delimitazione delle unità spaziali di analisi vengono superate. Quindi, buono, sì, usiamo le heat map. Devo dire che le heat map, a parte, ripeto, la condizione di avere i dati a un livello di dettaglio molto alto, le heat map
possiamo tranquillamente dire, sono state alcune volte abusate, cioè sono facili da produrre, si ottengono dei risultati piacevoli da vedere, eccetera, eccetera, e sono state utilizzate anche per rappresentare dei fenomeni che non avevano nessuna diffusione spaziale, ma erano assolutamente localizzati in un punto, e quindi direi che rappresentavano una grossa distorsione rispetto al fenomeno. Ok, via Francesco. Via, allora, in questa sperimentazione che abbiamo fatto, sperimentazione perché ci siamo trovati a dover esplorare cose che magari non avevamo mai fatto, pacchetti o estensioni o plugin che non avevamo mai utilizzato, eccetera, eccetera, abbiamo detto, ma perché non provare ad utilizzare in una maniera più importante questo nuovo formato dati, il GeoPackage, di cui si sente tanto parlare? E allora abbiamo pensato di così dedicare qualche minuto di effettuare un approfondimento su questo argomento. Quindi abbiamo chiamato il punto un approfondimento: i dati per l'attività pratica proposta sono organizzati in un GeoPackage. Cos'è, i vantaggi? Poi non è detto che ci siano, ma se non altro siamo andati ad esplorare. Allora, cos'è un GeoPackage? È un formato aperto per l'informazione geospaziale. La definizione che viene data è quella che segue: il GeoPackage è un formato aperto basato sugli standards, indipendente dalla piattaforma, portatile, autodescrittivo e compatto per trasferire informazioni geospaziali. Allora, leggendo questa definizione, la cosa che mi è saltata di più all'occhio era l'ultimo pezzo della frase, della definizione, per trasferire informazioni geospaziali. E mi è venuto in mente, non lo so, che ne so, un classico formato di interscambio, no? Il DXF per il mondo AutoCAD, le 00 per il mondo ArcInfo e altre diavolerie simili, no? E questo, diciamo così, ha condizionato un po' la mia opinione, no? Cioè, se deve essere un bidone e basta, bah, magari se ne può fare anche meno. In realtà è un qualcosa di più. Un po' di storia tratta da Wikipedia, adesso qui non starei a riprendere quello che possiamo tutti quanti leggere sulla nostra cara enciclopedia libera, però insomma l'unica cosa che mi va di sottolineare o di ricordare è che lo standard è stato approvato dal Open Geospatial Consortium nel febbraio 2014, quindi non si tratta di un qualcosa di particolarmente nuovo, perché sono già passati 6 anni, ma comunque non è ancora così particolarmente conosciuto, e quindi siamo andati avanti così con la nostra esplorazione. Per essere chiari, e qui possiamo leggere insieme, un GeoPackage è un contenitore SQLite, e il GeoPackage Encoding Standard governa le regole ed i requisiti del contenuto archiviato. Lo standard definisce lo schema per un GeoPackage, incluse definizioni di tabelle, asserzioni di integrità, limitazioni di formati e vincoli di contenuto. Il contenuto richiesto e supportato di un GeoPackage è interamente definito nello standard, appunto, e queste capacità sono costruite su una base comune, e il meccanismo di estendibilità che sta alla base della sua struttura fornisce agli implementatori un modo per includere funzionalità aggiuntive nei loro GeoPackage. Quindi quello che salta subito agli occhi che è uno standard, è uno standard forte perché è condiviso e quindi ben si presta a eventuali estendibilità dello stesso. Poiché un GeoPackage è essenzialmente un contenitore, supporta l'uso diretto, cioè che è possibile accedere ed aggiornare i dati in un formato di archiviazione nativo,
cioè senza dover passare per traduzioni di formato intermedio. I geopackage che soddisfano i requisiti dello standard e non implementano le estensioni specifiche del fornitore sono interoperabili in tutti gli ambienti di elaborazione aziendale e personale. I geopackage inoltre sono particolarmente utili su dispositivi mobili come telefoni, cellulari, tablet, in ambienti di comunicazione in cui la connettività e la larghezza di banda sono limitate. Cioè, se dovessi fare un rilievo sul campo, ad esempio, e dovessi operare su uno smartphone, su un tablet, eccetera, posso portarmi dietro la mia base dati all'interno di un unico file, perché il geopackage è in ultima analisi un file, e in questo unico file, in questo bidoncino, posso mettere, ad esempio, se pensiamo così un po' retro, gli shapefile, i dati raster e quant'altro mi può servire nella mia campagna di rilievo all'esterno. Ancora, cos'è un geopackage? Come altri database relazionali, un geopackage contiene diverse tabelle. Queste tabelle ricadono essenzialmente in due categorie: tabelle definite dall'utente e tabelle di metadata. I geopackage contengono due tabelle di metadati obbligatorie, la GPKG Contents e la Spatial Reference System. La presenza di altre tabelle di metadati è dettata dal contenuto archiviato. Il nome della tabella dei dati definita dall'utente è la chiave primaria del GPKG Contents e generalmente una chiave esterna per tabelle di metadati specifiche. Sembrerebbe un po' tutto quanto complicato, un po' complesso, però in realtà è, diciamo così, un formato, come potremmo vedere fra poco, sicuramente avanzato, evoluto, anche bello se vogliamo, e che permette di fare cose che con il vecchio shapefile, insomma, neanche ci si poteva sognare. Come si apre e come si può utilizzare un geopackage? Innanzitutto potremmo usare un'interfaccia diretta SQL, SQL, come ad esempio DB Browser for SQLite. Esiste anche nella versione portatile. Io sul mio PC ultimamente uso solo applicazioni portatili per quanto riesco, per cui non devo neanche installare applicativi. Al momento, vabbè, da casa uso Windows per comodità su un vecchio PC portatile. Però, appunto, usando questo contenitore di applicazioni portatili non sto installando nuove applicazioni a sporcare il registro di Windows, quindi riesco a tenere pulito il mio ambiente di lavoro, diciamo così. Ed esiste anche la versione portatile di DB Browser for SQLite, così come esiste anche DBeaver Community Edition e altri pacchetti. Inoltre è possibile caricare un geopackage direttamente da una URL addirittura, includendo il parametro GPKG nell'indirizzo. Qua c'è un esempio al quale voi potete accedere per provare questa funzionalità via web addirittura. Quindi vi lascio immaginare quali possibili applicazioni ci possono essere. Oppure un geopackage si può aprire, chiedo scusa per la mia terminologia un po' inappropriata, usando un'applicazione desktop, guarda caso QGIS è principe nell'utilizzo dei geopackage. Qua si può proprio dire perché, no, la casa madre del nostro geopackage, no, viene fornita, viene ospitata da QGIS, che è in grado di gestire in maniera, mi verrebbe da dire, ottimale questo nostro ambiente operazionale. Okay? Quindi o accedo da interfaccia SQL, diciamo così. Chiaramente, se in questi database non è presente l'estensione spaziale, non posso apprezzare determinate funzionalità, mentre in QGIS, oltre a poter leggere le tabelle, posso chiaramente giocare, fra virgolette, con tutti i tool presenti nel nostro sistema informativo geografico. Giusto per così fare un esercizio, per carità, fine a se stesso, abbiamo provato a cercare diversi formati GIS utilizzando Google sui vari geoportali italiani. Ok? Come abbiamo visto prima sul canale Telegram,
per poter fare queste ricerche limitate, diciamo così, spazialmente, usando Google, perché su altri browser non è compatibile questa funzione, o comunque non ne conosco sintassi appropriate, basta cercare il termine specificando l'estensione, o meglio, chiamiamolo il dominio, ad esempio geoportale regione *.it* e così via. Cercando shapefile sui vari geoportali abbiamo ottenuto 1150 riscontri, cioè non è detto che ci siano 1150, no, dati, ma se ne parla, ok? Quindi a livello di formato dati se ne parla abbastanza. Abbiamo provato a cercare anche SHP ottenendo 648 riscontri. Abbiamo provato a cercare GeoPackage e non abbiamo trovato alcun cenno su nessun geoportale d'Italia, zero riscontri. Abbiamo provato a cercare GPKG, anche qua zero riscontri. Abbiamo provato a cercare Specialite, zero riscontri, e poi ci siamo divertiti aggiungendo, che ne so, vari servizi, WMS, VCS, WFS, a cercare particolari formati dati, DTM, modelli digitali del terreno, modelli digitali delle superfici, eccetera. E come vedete c'è una distribuzione abbastanza così varia, disparata, eccetera. E quello che ci ha colpito è appunto che ancora oggi, nonostante siano passati 6 anni dall'adozione di questo standard, sui siti, sui geoportali italiani, nessuno ancora, diciamo così, condivida da una ricerca Google fatta l'altro giorno. Poi è chiaro che le cose sono talmente variabili che magari oggi potremmo trovarne chissà quanti, e così via. Allora ci siamo detti, ma se non esistono questi formati GPKG e Specialite e GeoPackage sui geoportali della regione Piemonte, tenete presente poi che non tutti i geoportali si chiamano geoportali in Italia, in Toscana hanno il geoscopio, quindi questa qui è una ricerca che, se vogliamo, lascia il tempo che trova, comunque qualche indicazione ce la dà. Abbiamo pensato di estendere la ricerca ai siti delle regioni, quindi andare proprio nella home regionale e ricercare gli stessi formati dati. E qui ovviamente abbiamo trovato per shapefile 11.400 riscontri, eccetera, e abbiamo trovato anche ben 8 citazioni, perché chiaramente non si trattava di dati, bensì citazioni ai geopackage, un diretto collegamento al formato GPKG e ben 156 allo Specialite. Quindi, insomma, si inizia a parlarne, diciamo così, ma non è ancora questo parlare, non ha ancora prodotto, diciamo, dei contenitori utilizzabili dall'utente. Qui abbiamo trasposto solamente queste informazioni in un istogramma, e appunto per dare solamente un'idea riassuntiva della situazione all'altro giorno. Abbiamo parlato del geopackage, possiamo anche parlare, se vogliamo, dei limiti dello shapefile, che è il formato e lo standard de facto, il contenitore principe dell'informazione geospaziale a livello vettoriale. Come sappiamo, era un formato proprietario fino a un po' di anni fa, proprietario, realizzato da Esdri, che è stata, ricordiamola, l'inventore dei sistemi informativi geografici a livello informatico, se si può usare un termine così, alla fine degli anni 60 in America. E adesso possiamo descrivere le sue limitazioni, anche se appunto è usato tantissimo e moltissimo, è diventato un formato aperto perché Esdri ha pubblicato le specifiche, quindi va da sé che è più facile continuare ad usare questo formato piuttosto che altro. Comunque, i shapefile quali limiti hanno? Non contengono molte di queste informazioni sono tratte da un bellissimo sito, un bellissimo articolo che ho trovato in rete, che si intitola in maniera un po' strana, lo shapefile deve morire, quindi adesso non voglio entrare nel merito, però insomma, ovviamente molte informazioni che qui vedete condivise sono state tratte da più risorse anche online.
Quindi lo shapefile non contiene la definizione del sistema delle coordinate, se non in un file sidecar, cioè lo shape si porta dietro uno zainetto che può essere per QGIS il QPJ o per il mondo ESRI un PRJ. Cioè un file di testo che mi contiene la dichiarazione del sistema di coordinate, se proiettate o geografiche in uso. È un formato multi-files, perché c'è il file delle geometrie, il file dei dati associati, il DBF, il file che mette in collegamento le geometrie ai dati associati, ci sono gli indici spaziali, c'è il file PRJ, QPJ, ci sono altri indici, SBN, SBX, AIN, AX, insomma una quantità, veramente non dico infinita, ma comunque sostanziosa, di file che dobbiamo portarci dietro. Altre limitazioni, solo 255 colonne, ma questo qui è una limitazione che arriva dal formato DBF, che non permette appunto di usare più di 255 colonne. Gestione limitata dei tipi di dati disponibili, cioè virgola mobile, intero, eccetera. Un set di caratteri sconosciuto, non c'è modo di specificare il set di caratteri in uso nel database, e limitato la sua capacità ad una dimensione più o meno di 2 giga, anche se, insomma, qualche volta alcuni strumenti riescono anche a gestire, superando questo limite, fino a 4 giga. Ma vi assicuro, uno shapefile di 4 giga è veramente di difficile gestione. E ancora, continuando nelle limitazioni, nessuna topologia nei dati, non c'è modo di descrivere le relazioni topologiche nel formato dei dati. Un unico tipo geometrico per file, noi abbiamo punti o linee o poligoni e non c'è modo per far coesistere diverse feature geometriche. È impossibile salvare strutture dati più complesse, è un formato a tabella piatta, non c'è modo di salvare dati 3D, le definizioni delle proiezioni mostrano incompatibilità o mancanze e ancora il tipo di geometria lineare, poligonale, singolo, multiparte non può essere determinato in modo affidabile a livello di layer, ma deve esserlo a livello di entità singola. Come vedete, cioè, abbiamo già di che lamentarci di questo formato che pure ci accompagna da decine d'anni. Adesso vediamo un po', parliamo un po' di quelli che possono essere, in ultima analisi, i vantaggi che potremmo avere nell'utilizzo di questo bidoncino nuovo, di questo GeoPackage. Abbiamo già detto, un GeoPackage è un database, è un file che mi contiene un DB SQLite che ha solamente un'estensione GPKG, che è la differenza dalla sua normale estensione SQLite. Dato che un GeoPackage è compatibile con un DB SQLite, accetta tutti i comandi SQL, SQL sta per Structured Query Language, un linguaggio standardizzato per i database bugati sul modello relazionale RDBMS, quindi è una grande cosa, è una grande cosa. È possibile, lato DB, unire tabelle, creare viste, che però, ahimè, devono essere registrate, perché sennò QGIS non le vede, ma questo è un appunto. E trigger. Trigger cosa vuol dire? Che io nel DB posso creare dei meccanismi, degli accrocchi, tali per cui nel momento in cui io vado a creare un punto e quel punto lo vado a mettere nel comune di Michelino, il trigger mi crea già nella tabella del punto il fatto che questo ricade nel comune di Michelino e quindi l'utente non deve andare ad aggiungere informazioni inutili che possono essere derivate appunto spazialmente. Abbiamo già detto che è basato su un unico file, può contenere in questo database non solo i layer, ma anche i progetti QGIS, ma anche i file di definizione dei layer. Quindi io mi faccio la mia carta tematica, salvo il progetto, devo dare questo lavoro al mio collega che sta, che ne so io, a Kuala Lumpur. Nel mio GeoPackage ci metto i dati vettoriali e raster, ci metto il progetto QGIS e ci metto come rappresentare i layer. Lo zippo ed è fantastico. Vabbè, abbiamo già detto che gestisce dati vettoriali e raster, dispone di estensioni ufficiali disponibili sul sito, è supportato da numerosi software, fra cui QGIS, che è un software bellissimo, anche se a volte fa venire un po' i nervi, devo dire. Ah, un'avvertenza, attenzione! Un database SQLite è limitato a 281 terabyte, quindi non cercate di metterci più cose, perché il limite è veramente molto molto ferreo. Scherzi a parte, 200, vi sfido chiunque a riempire
anche per motivi di lavoro, 280, nello stesso contenitore 281 terabyte di dati. Ma potrebbe gestire anche più database più grandi, ma la limitazione fondamentale arriva dal file system in uso, che molto spesso limita questa cosa. Una nota velocissima: per la massima interoperabilità è utile fare iniziare in questo database gli identificatori del DB, nomi tabelle, nomi colonne, eccetera, con un carattere minuscolo e utilizzare solo caratteri minuscoli, numeri dallo 0 a 9 e trattini bassi, quindi niente spazi, niente apostrofi, niente caratteri strampalati, ok? L'altro giorno mi hanno chiesto, una collega mi ha chiesto, senti, guarda, dovremmo preparare un'esercitazione per un corso Planning for Environment, abbiamo dei dati, vabbè, vediamo un po', dobbiamo rivederli, organizzarli, eccetera. E mi sono arrivati dei dati in formato shape, limitati alla città di Torino, gli edifici, le circoscrizioni, l'impermeabilizzazione del suolo, scusate, ma solamente a dire questa parola mi si imbroglia la lingua, e la land cover Piemonte del 2010, ok? Sommando le dimensioni totali di questi quattro layer, su disco avevo un qualcosa occupato pari a 360 megabyte. Per provare, ho creato un geopackage e gli ho importato, e in questo ho importato gli stati informativi di qui sopra. Morale della favola, fra l'altro il caricamento è molto molto veloce, si fa col drag and drop addirittura, solamente caricando i quattro shapefile di qui sopra in un geopackage abbiamo risparmiato 110 megabyte, ok? E comprimendo questo pacchetto abbiamo risparmiato la metà dello spazio, perché siamo passati da 85 mega, che era lo zippone, diciamo così, contenente i quattro shape, a 44,8 megabyte. Poi capite anche che per spedire questi dati, oggigiorno molti di noi purtroppo lavorano da casa, quindi magari anche in situazioni non ottimali a livello di connessione di rete, piuttosto che spedire 100 mega, se riesco a spedirne 50 come allegato, la cosa funziona meglio. Quindi anche da questo punto di vista, diciamo così, è ottimale e siamo stati soddisfatti, diciamo così, e quindi va bene. Qui abbiamo incluso una brevissima sitografia, ma assolutamente insufficiente, e qui avrei finito il mio contributo. Vi rinnovo il mio invito a, diciamo così, ad interagire con noi tramite il canale Telegram, avete anche i nostri indirizzi di email senza nessun problema. Lascio la parola agli organizzatori. Non so se sono stato promosso organizzatore. Comunque mi prendo la parola. Cioè, nella chat è passata un po' un piccolo scambio relativo a queste heat map, il superamento, se permettono o no il superamento della dipendenza reale dei dati, eccetera, eccetera, che magari vi potete vedere. Qui mi viene da ricordare che tra i webinar organizzati da GFOS in primavera avanzata, ci sarà un webinar intitolato Analisi spaziali con tecniche raster, che farò io e magari qualche di un altro, che potrebbe essere di interesse, perché in qualche modo il tema è quello lì, cioè l'uso delle tecniche raster per venire fuori da questa gabbia di poligoni, eccetera. Non so se io passerei la parola ad Antonio, che mi pare che nella chat non ci siano questioni particolari. Ma c'è una domanda, se il geopackage è leggibile da Spatial Light, e poi un'altra che riguarda
sempre il limite, se poi una volta compresso il GeoPackage, il software QGIS lo apre in automatico. Beh, no, innanzitutto sulla seconda, no. Nel momento in cui vado a realizzare lo zip, nel momento in cui il collega mi portasse o mi consegnasse un geopackage zippato su una chiavetta per poterlo utilizzare, devo decomprimerlo. Quello sì, quello sicuramente. Sull'apertura diretta del GPG da Specialite non l'ho mai provato, ma proviamoci, non c'è nessuna limitazione. Il bello di operare in questo mondo libero è che i software sono disponibili, i formati sono disponibili, quindi qualsiasi prova è assolutamente lecita. Vi faccio sorridere, l'altro giorno mi sono capitato un po' di problemi che non mi sto a dire con il PC, con il software, eccetera, eccetera. Mi venivano prodotti dei messaggi di errori relativi a un dissolve che non riuscivo a fare. Magari era colpa dei dati dell'Istat, magari era colpa mia, magari era il PC che era vecchio, eccetera, eccetera. Sono arrivato ad installarmi, andando a ritroso, QGIS 2.18, ok? La bellezza di questi strumenti è che sono lì, sono pronti per essere usati. Volete l'ultima versione, la 3.16, pronta. Clicchi e scarichi. Volete la LTR 3.10? Perfetto, clicchi e scarichi. Non ti basta perché avevi un plugin che girava solo sulla 2.18, eccetera, eccetera. C'è anche quella, è fantastico. Quindi direi, approfittiamo di questo mondo libero e supportiamolo. Supportiamolo nei tempi, nei modi che ci sono più comodi e pratici, dal fare così pubblicità e cercare di promuovere all'interno della nostra organizzazione, della nostra scuola, dell'università, dell'azienda, l'utilizzo del software libero, contribuendo, come diceva prima Paolo, con una donazione o con qualsiasi altro mezzo che possa essere utile, anche traducendo il software, per carità, traducendo la documentazione. Di attività ce ne sarebbero tantissime da fare. Antonio? Stiamo vedendo una slide che non so da chi arriva. Forse da te, Franco. No. Ah no, cittadino. Antonio Cittadino sta visualizzando un filo rosso. Mentre Antonio mi viene da dire che certamente su una cosa siamo stati chiari in questa webinar, cioè che il percorso per costruire una carta tematica è un percorso ricco di opzioni e pieno di insidie. Penso che su questo siamo riusciti a farci capire. Francesco, c'è una domanda in chat. Se è possibile salvare un file di QGIS in QGZ in formato GeoPackage. E mentre aspettiamo Antonio. Sì, no, scusate, avevo il microfono spento. La mia slide del filo rosso attorcigliato l'ho un po' raddrizzato, sperando che questo nostro incontro abbia un po' raddrizzato questa matassa. E poi ho messo anche delle frecce a quello che abbiamo visto, queste quattro caselline che abbiamo visto, sperando che appunto bisogna andare avanti e indietro finché alla fine otteniamo il nostro percorso, la rappresentazione sia il massimo che vogliamo. Solo quello volevo dire. Antonio, non si vede il tuo schermo. Ah, non si vede. Vediamo così. L'hai attivato. Così? Nemmeno? No. No, non ti si vede. Allora, vediamo allora cosa succede. Ecco. Vediamo un po' adesso. Questo? Sì, ok. Perfetto. Adesso sì.
Niente, era solo la tua slide del filo rosso attorcigliato di cui dicevo, che aveva aggiunto queste freccette da una casellina all'altra, giusto per capire se questo percorso riusciamo un po' in qualche modo a rifarlo per avere una rappresentazione migliore. Tutto lì, quello che dicevi anche tu prima, il percorso è ricco di opzioni e pieno di insidie. Quindi niente, tutto lì. Poi l'altra cosa è quella che dobbiamo... Qui c'è sempre un problemino, eccolo qua. Riporto la slide dell'inizio, di cui avevamo parlato all'inizio, c'è un link a un Dropbox e un canale Telegram su cui faremo la parte di esercitazioni, che è qua. E poi i nostri riferimenti, che sono quelli che avete visto anche all'inizio e che vi troviamo anche qua. Scusami Antonio, io ho preso il materiale dal vostro Dropbox e l'ho messo per uniformità sul cloud dell'associazione e ho messo il nuovo indirizzo sulla pagina della raccolta dei seminari della pagina di GFOS. Se ci fosse del materiale in più da dare, passamelo che lo aggiorno. Al momento c'è le due presentazioni e il dataset di Francesco. Va bene, ti passeremo tutto. Ok, l'invito, diciamo, in questo documento in pratica c'è implicitamente un po' l'invito a provare a lavorare su dati diversi, sempre dei dati Istat, quelli lì che abbiamo visto, ma relativi ad altre parti del territorio. Perché io non so, queste 100 persone, 110, saranno sparse un po' qui, un po' là. E il punto iniziale di quel filo rosso è capire i dati. Questo è importante, e magari uno capisce di più, legge di più i dati, se ragiona rispetto a un territorio che un po' conosce. Quindi sono state previste delle scorciatoie per partire immediatamente da dei dataset puliti e ordinati, però sono state anche individuate i link dove recuperare i dati originari e confrontarsi quindi un po' con tutto il percorso di riordino e di costruzione dei dataset su cui poi è facile lavorare. Scusa Franco, posso rispondere ad una domanda sui geopackage che vedo? Certo. Allora, condivido lo schermo. Vediamo se... Sì, sei in condivisione. Allora, innanzitutto, molto 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 brevemente, vedete qui nella parte sinistra, nel browser, io ho, diciamo così, fra le altre fonti dati possibili, i geopackage, ok? Supponiamo di non avere nulla qui, tasto destro, posso o creare un database oppure stabilire una connessione con un database esistente. Cioè, se il collega mi avesse spedito un geopackage zippato, lo scarico dalla mail, lo unzippo, lo salvo in una cartella conveniente, nella documentazione che dovreste che avete avuto in condivisione, c'era una sorta di decalogo di suggerimenti operativi su come organizzare anche il proprio spazio di lavoro, quindi stabilisco quindi una nuova connessione con il mio pacchetto dati, il mio database, ok? E nel momento in cui vado a stabilire la connessione, vedete, io ho l'elenco dei miei database presenti sulla mia macchina o sul disco esterno, eccetera, eccetera. Ok? Quindi mi posso caricare i dati, ad esempio, di questa esercitazione. Vedete? Questo qua, per esempio, questo qui evidenziato, città metropolitana, Torino, comuni, è un layer, perché ha l'icona di un poligono. Questo è un layer puntuale perché ha l'icona con questi tre puntini, non ho linee. Questo è un progetto.
vedete che c'è la Q di QGIS, questo è un progetto salvato. Quindi nel momento in cui io decidessi di caricare i miei layer vettoriali, li prendo e li trascino nella parte riservata ai layer, no? E si aggiunge il layer, nel momento in cui volessi salvare, ad esempio, la tematizzazione di questo layer che ho fatto dentro il GeoPackage, vado sugli stili, scelgo salva stile, non come file QML, ma nel GeoPackage, nel quale sono collegato ovviamente, devo mettergli il nome dello stile e mi posso salvare lo stile dentro il GeoPackage, ok? E poi, alla fine del mio lavoro, posso salvare anche il progetto, salva con nome, no, salva su GeoPackage. E come vedete c'è anche la possibilità di salvare dentro un file PostgreSQL, PostGIS addirittura, ok? Rispetto a un PostGIS, che deve essere installato, gestito, eccetera, eccetera, e... il vantaggio di crearlo in questo file unico mi permette di salvarlo. Vedete, io mi scelgo il GeoPackage in cui salvare, l'elenco dei GeoPackage sono tutte le connessioni che ho stabilito. Vedete, c'è anche la BD3 2019, grazie agli amici di ARPA Piemonte e Regione Piemonte, sono riusciti a produrre in un unico GeoPackage tutta la base dati territoriale di riferimento per gli enti 2019, penso una ventina di giga, quindi direi, no, un banco di prova abbastanza sostenuto per testare la bontà di questo contenitore. Cioè, se Regione Piemonte ci ha messo dentro tutta la propria base, tutto il proprio DB geotopografico, vuol dire che non è così male, anzi. E dopodiché, avendo selezionato la connessione, scelgo il nome del progetto, se esiste già lo posso sovrascrivere, e premendo ok, il mio progetto viene salvato all'interno di questo file. Ok? Bene. Stefano Campus dice che il GeoPackage è compatibile OGC compliant, mentre Spatialight no. Non compatibile, è conforme. Sì, è conforme con lo standard. L'OGC ha riconosciuto il GeoPackage come formato di trasferimento, attenzione, nasce come formato di trasferimento. Sì, come formato di trasferimento, infatti. Poi lo usiamo, per carità. No, ma per carità. Ma allora, prendiamolo per quello che è. Avendo già a disposizione Spatialight, io avrei scelto Spatialight. Però, ci sono dei problemi anche, tra virgolette, politici all'interno di OGC che hanno fatto preferire una soluzione oppure un'altra. Insomma, questo è noto nell'ambiente. Luca Bellani giustamente ricorda che ci sono alcuni bug di non tanto del salvataggio del progetto di GeoPackage, per esempio, se non sbaglio, il QGZ, la parte compressa di progetto compresso, ma anche proprio di gestione c'è ancora qualche problema. Però ci si investirà sicuramente. Il fatto che sia uno standard, secondo me, è un vantaggio. Adesso poi, per carità, Spatialight è una bomba sicuramente, però lo standard è standard. Sì, lo standard è quello, come dicevi tu, Spatialight ti permette di operare, diciamo così, mettere in campo elaborazioni sulle geometrie senza avere un client GIS, mentre con il GeoPackage non puoi farlo. Devi avere QGIS oppure altri software liberi piuttosto che proprietari. Cioè hai bisogno di un'interfaccia per, diciamo così, gestire le tue basi dati geografiche. Bene. Ok. Disconnetto la mia condivisione, la interrompo. Vorrei solo chiedere a Franco se può spiegare come voi come gruppo, come avete pensato di gestire il canale Telegram. A parte, appunto, abbiamo già messo il link, tutto a posto. Se puoi dare due dritte di come pensavate di organizzare l'interazione in quel canale.
Dunque, noi abbiamo scritto quel documentino che si chiama In pratica. Quel documentino lì contiene un po'... Ed è stato inviato? Inviato. E dovrebbe essere, diciamo, uno di quelli che tu hai copiato e ripreso sta su Dropbox. Su Dropbox, ok. È un documento di 14 o 15 pagine in cui certe cose, in cui in qualche modo si ipotizza il percorso, quello lì della slide, anche del filo rosso, partendo dai dati. Certe parti sono più sviluppate, un po' più dettagliate, certe altre sono lasciate molto all'intuito e delle persone. Il suggerimento che davo prima è, ok, potete, chi vuole può partire da quel job package che abbiamo fornito, ma questo è in qualche modo è salire la montagna in seggiovia o in funivia. Suggeriamo di partire dal fondo valle e di farsi la salita fino ad arrivare ad avere un dataset utilizzabile, magari appunto, come dicevo, rispetto a territori differenti dell'area metropolitana torinese. Noi restiamo in ascolto, quindi in qualche modo è in autosomministrazione, no, tutto quello. Noi restiamo in ascolto sul canale di Telegram, se arrivano sia domande ma anche commenti, osservazioni eccetera, interloquiremo su quel canale. Niente è più organizzato di questo livello qua. Questo canale, questa, io penso una decina di giorni, una quindicina di giorni, non ci sono scadenze particolari, certo non pensiamo di stare su questa cosa qui per sempre. Okay, ho grazie. Risposto? Sì, assolutamente, grazie. Sì, vedo dal vostro Dropbox che ci sono dei documenti in più, li carico subito anche dall'altra parte. Ok, scusate, non me ne ero accorto. Ok, quindi chiudiamo. Paolo chiude lui. Ma, presidente, sì. Chiude. Presidente de che? No, a parte gli scherzi, Carlo chiede se possiamo ripostare il link al questionario. Sicuramente sì. Questa domanda mi fa l'assist per poter ricordarvi che sul sito di gfos.it trovate il link al questionario. Adesso Stefano ve lo incollerà in questa nella chat della... E non mi hanno detto che l'ho messo sbagliato e quindi lo correggo subito. Ok, perfetto. E colgo anche l'occasione per ringraziare davvero Franco Vico, Antonio Cittadino, Francesco Fiermonte e Paola Guerreschi per la competenza, per la chiarezza espositiva, per il tempo che ci hanno dedicato per insegnarci qualcosa e per condividere una parte del loro immenso sapere. Questo è ovviamente per noi motivo di grande piacere, non solo di orgoglio, ma proprio, insomma, ci dà la possibilità di continuare Telegram anche a interloquire con loro, interagire con loro. Come ha già detto il professor Vico, ci sarà un suo webinar ad aprile, per cui sicuramente ci sarà tutta la parte che potremo riseguire, che non sarà ovviamente sovrapposta, ma sarà un particolare focus relativo alle analisi spaziali con i dati raster, per cui davvero insomma, l'appuntamento che vi darei è quello non solo per aprile, ma per il prossimo webinar che si terrà l'11 di dicembre. Vi ricordo che tutti i webinar sono, diciamo, gratuiti per chi non richiede il riconoscimento dei crediti formativi professionali, ma dovete registrarvi. Quindi ogni webinar avrà il suo apposito link per potersi registrare. Io davvero, a nome anche di tutti i partecipanti, perché ho visto che i messaggi in chat che sono arrivati sono
numerosi, molteplici di ringraziamento. Ho davvero il piacere di ringraziarvi sia a nome dei partecipanti sia a nome dell'associazione per la vostra competenza, la chiarezza espositiva e per tutto quello che ci avete donato in queste 4 ore che sono davvero volate, e la numerosità di partecipanti sia degli iscritti sia di quelli che sono ancora connessi a quest'ora dimostra le vostre competenze, insomma, e la vostra chiarezza espositiva. Quindi grazie davvero a nome dell'associazione GFOS, grazie a nome dell'associazione GEAM, perché assieme a GFOS organizza tutto questo, al nome del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, che è stato del Politecnico di Torino, che è stato il motore e la mente pensante per l'avvio di queste serie di cicli di eventi formativi per i quali appunto abbiamo la possibilità di stare un pochino assieme. E ovviamente siamo sempre a disposizione sia come associazioni sia come persone, per cui non esitate a contattarci. Ovviamente vi ricordo, donate, se potete donate, come diceva prima Francesco Fiermonte, donate il vostro tempo, le vostre competenze e se potete anche qualche soldo, perché questi eventi hanno l'unico obiettivo di poter fare formazione, informazione, ma soprattutto promozione e supporto al software geografico free ed open source. Ovviamente grazie anche al Master di GScience che ci ha permesso l'utilizzo della piattaforma a titolo gratuito, e quindi il fatto di poter essere qui è anche grazie a loro. Saluti a tutti. Ciao a tutti. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Grazie davvero a voi. Buona serata e buon fine settimana. Sì, finalmente dormo. Finalmente dormo. Ciao. Ciao a tutti. Grazie di tutto. Grazie.